Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere e tanta musica sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Oggi è il 13 febbraio 2020. Quest'anno c'è stata la data palindroma e siamo contenti. Ma a noi qua interessa veramente poco. Sapete perché? Perché siamo e siete. Noi siamo qui, ma voi siete in diretta su Radio Cigliano. Questo è Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì sera. E questa sera, accanto a me, io ho un pezzo che dire da 90 e dire poco, perché è da 180, da 360, da quello che volete voi. E per presentarvi, la cosa migliore è lanciare immediatamente la poesia di oggi. Si va nel 1820 alla Luna, Giacomo Leopardi su Radio Cigliano. Oh graziosa Luna, io mi rammento che or volge l'anno. Sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. Oh, come grato corre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, e rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri. Signore e signori, a Dopo Cena Con questa sera c'è Massimiliano Manfredi! Ciao! Mamma mia, che i brividi! Ma io non lo so, mi ha fatto venire dei brividi pazzeschi. Poi gliel'ho preparata io questa poesia, quindi l'avevo letta, l'avevo sentita. Ma veramente è bella, bellissimo. Un Leopardi strepitoso. Fantastico. Alla Luna, veramente bellissimo. Buonasera a tutti, benvenuti ciao, qui! Ciao. Io vi devo ricordare pochissime cose che sono però fondamentali, perché sapete che noi non ci facciamo pubblicità, ce la facciamo con il vostro consenso, con la vostra voglia di stare insieme a noi. E allora mettete un like alla pagina, a questo video che state guardando adesso sulla pagina vostra Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Mettete un like e mettete mi piace alla pagina Facebook, corrisponde all'applauso, quello che a noi gente di spettacolo, esatto, fa sempre quello piacere. Quello che piace più di tutti. 3287948796 è il WhatsApp per essere sempre super social con noi, per mandarci i vostri controselfie. Cos'è un controselfie? Una fotografia di quello che volete, un composite, quello che vi pare che sia una testimonianza della vostra presenza. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. E adesso diamo un'occhiata a chi è stato a mettere il primo a mettere la faccia. Allora, però devo andare a riprendermi il messaggio perché aveva fatto anche una domanda. Il primo a mettere la faccia è stato Vincenzo, che nel proporti questo composite dice anche: sì, per quanto riguarda la direzione di Toy Story 4, sono, sì, stati fatti i provini per le voci nuove oppure le hai scelte tu direttamente? E intanto guarda come, Madonna, ti vede circondato da tutte queste locandine. Ma siete fantastici, guarda che bello. Io non lo saprei fare, io la tecnologia ho due cose a parte proprio. Grazie. Allora, com'è andata questa situazione? Allora, per la storia di Woody la sapete tutti, purtroppo la scomparsa di Fabrizio ci ha messo nelle condizioni, ci ha purtroppo costretto poi a fare dei provini, ed è stato, io dico, egregiamente sostituito da Angelo Maggi, anche se poi Fabrizio ormai era diventato Woody e Fabrizio era un'icona, era la stessa cosa, quindi sì, insomma è stato un ingrato compito quello di Angelo, che però ha svolto bene. Per quello che riguarda altri personaggi, abbiamo fatto dei provini, li abbiamo scelti insieme io alla responsabile di Disney, poi, che è Lavinia. Abbiamo, diciamo, deciso di fare su alcuni dei provini per sentirli, che poi comunque sia i più importanti ci vengono richiesti direttamente dagli Stati Uniti, dall'America, certo, non è che decidiamo noi così al volo. E poi però insieme a Lavinia abbiamo appunto scelto quelle dove non c'era una richiesta specifica. È difficile un casting su un film di questo tipo, di così importante, così che poi è atteso, quanto era atteso sto film? Da morire. Quanti anni erano? Adesso non ricordo bene, però credo più di 10, sicuramente 15. Adesso sì, dal primo 20 sì, però adesso
gli anni di distanza fra quanti i quattro film esattamente non, ce me, non me li ricordo, però c'è tanta attesa. Considera che prima del film noi abbiamo fatto delle conferenze stampa, l'abbiamo fatto. Ma dai, che figata. E la domanda che più ricorreva era proprio questa, dove ci chiedevano tutti: no, vi prego, non sostituite Fabrizio su Woody. E noi facevamo: ci piacerebbe tanto, però purtroppo. E allora venivano idee a tutti quanti. C'è chi diceva: la più bella è stata: prendete tutti i pezzi di voci dei primi tre film e ricostruite. Ricostruite. Ho detto: guarda, sarebbe bello, meraviglioso, ma purtroppo non è. Non ce l'abbiamo ancora. Forse un giorno ce l'avremo. Ci arriveremo, però insomma, ancora non anche perché sarebbe quella che ci fa un po' paura, questa tecnologia. Dice sempre a noi: sì, tanto. Non è proprio quella amica, non è la tecnologia. Non la facciamo proprio vedere. No, infatti, se qualcuno la costruisce, lo gli spariamo. E non ce lo dite. Non ce lo dite perché è tremendo. Esatto. Però insomma è stata una bella soddisfazione. Bella responsabilità e bella soddisfazione. Ma sai, quando affronti comunque i progetti di Pixar, sono sempre belle. Cose molto molto belle, molto grandi. Io ho l'onore proprio di dirigere sempre i film Pixar e quindi ogni volta che l'affrontiamo è anche un po' una scommessa, perché ogni volta andiamo sempre a vedere cose nuove, cose particolari, e anche la ricerca delle voci è sempre molto particolare, perché sai, poi noi cerchiamo di essere sempre molto fedeli all'originale, però a volte magari su personaggi ti viene un'idea, sì, un'idea cosa, allora no? Lì studiamo qualche cosa da fare insieme a Roberto Morvì, tra l'altro, che sta curando i dialoghi e che è un genio puro sotto il punto di vista delle trovate. Salutiamolo Roberto, ogni tanto ci segue, quindi ci segui. Ciao Robby. Non ho levato sta lampada, c'è una lampada in campo qua che è una cosa tremenda, abbiate pazienza, ho fatto sta merda. Vabbè, che dobbiamo fare? È decentrata. Ma proprio con me lui. Però aspetta, tu c'hai questa telecamera che questa è tutta tua, guarda che meraviglia. Questa è proprio centrato, de faccia, proprio bella precisa. Mi piace da morire. Io intanto voglio far vedere ancora qualche cosa che è arrivata. La nostra amica Paola D'Andrea ti ha costruito uno sketch, un disegno insieme a personaggi. C'è Toro ovviamente, ma ci sono anche ricordi di infanzia. C'è Sebastien, Lotti, guarda che hai fatto, bravissima. Brava Paola, veramente grazie. Brava. Di solito Paola, vediamo perché devo togliere un attimo il disegno, ti fa anche una domanda, vediamo, perché poi io me la ricordo sempre e vediamo. Faccio una figura di merda. Posso avere un saluto da Massimiliano Manfredi, come farebbe Lotti? Certo, è un po' difficile. Primo perché c'ho 40 anni di più, quindi è come insomma, quando mi chiedono che eri il guerriero, magari avevo 18 anni, esatto. Ma come si fa? Ma secondo te oggi come farebbe Lotti? Guarda, ti do pure il bianco. Guarda, non lo so, lui Lotti era un campione di golf, no? Quindi lui, per questa mazza che giocava, lui c'era la battuta sua che era quella: spaghetti! E tirava. E tirava Paola, te devi accontentare, ti dico che è veramente tanto, perché qua quante cose. Anzi, me le ricordo ancora. Ma infatti c'è una memoria pazzesca, io non mi ricordo niente. Ma questa è una cosa che devo dire che me l'ha ricordato un mio fan, non è un parto mio, ho detto me l'ha ricordato lui, quando me l'ha scritta, me l'ha detta. Hai detto: ah, porca miseria, vedi, è vero, porco Giuda. Perché poi noi abbiamo, quanta acqua è passata sotto i ponti, quanta celluloide è passata, capito? Tantissima. Tanti attori, tante e non cose. Possiamo ricordarci tutto, no. Saremmo degli autori. Allora, noi siamo particolarmente pippe, perché noi non ci ricordiamo nulla. Devo dire, i nostri fan sono molto tutto più attenti sanno, da noi, sanno tutto. Tutto sanno. Però devo dire che è difficile ricordarci tutto, perché poi ne facciamo veramente tanti, e soprattutto a volte non è tanto presunzione la nostra, quanto noi magari durante la giornata ci scaraventano in sala a fare un personaggio, poi l'una e mezza ne facciamo un'altra, le quarte e mezza ne facciamo un'altra, che non ce le ricordiamo obiettivamente. Poi io dico sempre, no? Uno ha bisogno anche di cancellare, di uscire po' rimuovere, perché altrimenti come fai a entrare anche nell'altro? Perché dicendo tante battute, essendo concentrato tanto sui personaggi poi che vai a fare, la sera stacchi e comunque sì, è come se tu avessi una sorta di pulizia del cervello, no? reset completo, quindi tante cose non te le ricordi e ci dispiace, perché poi facciamo delle figure, però è così e non è cattiveria, semplicemente non ve la prendete a male, però se voi ce le ricordate, noi ce le ricordiamo, noi ve le diciamo, noi le facciamo pare a pare. Allora guarda, il nostro amico Sasha da Zurigo ci sta seguendo, da Zurigo, ti vede in questa maniera, ti vede con Bruce Harper, grande, questo è assolutamente immancabile, poi ti vede James Franco agganciato a James Franco
Franco e a Chris Hemsworth. Questi sono quelli che vede più attori, diciamo che James Franco e Chris Hemsworth sono più attori del attuali, che vabbè, James Franco un po' di più, mentre Lotti, vabbè, Lotti è è fantastico, è un cult ormai. Ma me lo ricordo anch'io, veramente, mi sa che c'ero anch'io. Mentre il nostro amico Alessandro da Siracusa ci ha mandato il suo controselfie al 328794876, c'è il numero qui a video, e lui sta facendo delle prove, sta la chitarra in mano, sta un complesso da Siracusa, stanno suonando. Quindi la musica, come sei tu, come la musica, come la vivi? Allora, io in realtà, sembra un po' un mistero, insomma, un arcano, cioè a me la musica piace in generale, non ho delle passioni, un complesso, una cantante, un cantante, no, io quello che sento o mi piace o non mi piace. E ultimamente avrei da dirne su ciò che non mi piace. Abbiamo fatto una piccola discussione a inizio, quando è arrivato qua Max, esatto. E ci siamo trovati d'accordo su alcuni punti. Andiamo oltre, sì, ci stanno varie situazioni però, particolari. Diciamo, pensa che ultimamente un cantante che a me piace tantissimo, che me l'ha fatto scoprire il figlio della mia compagna, è Ultimo. Io trovo che Ultimo abbia un'anima e una voce pazzesca, ragazzi. Veramente pazzesca. Veramente bravo. Veramente, veramente bravo. Ma tu hai seguito Sanremo? Di Striscio? Allora, io assolutamente... No, adesso aspetta. Io, essendo voce ufficiale di Rai 1, ho fatto tutti i promo. Tutti i promo l'hai fatti tu. Tutte le sere io mi sono visto Sanremo. Eri a Sanremo. Lì, stavo sempre lì. Era come essere nel retropalco, esatto, esatto. Io stavo lì in diretta, però è vero che sto in diretta. Sì, è vero. Che è un promo all'ultimo, una cosa all'ultimo, devo stare lì un po' a disposizione. Sì, perché poi a volte ci sentite che facciamo i promo per le radio, le televisioni, e a volte veramente arriva ora per ora. Sì, sì, sì. No, poi veramente per la settimana di Sanremo... Quanti ne fa? La settimana di Sanremo devo stare quasi a disposizione, perché comunque sia cambiano gli ospiti al volo, insomma, così, e quindi se cambia un ospite io devo ritornare in sala a registrare per... Senti, ci sta Aurora che dice siete favolosi, buonasera a tutti su Facebook. Ciao, ovviamente. Ma c'era Giuseppe che dice, Giuseppe da Napoli, il suo sito è telegiornaliste.com, andate a vederlo, ci sono interviste a tutti noi. Ricordi il telefilm College dove doppiavi Marco Poggi il protagonista? Che non me lo ricordo. Questo era italiano il telefilm. Pensa che su questa serie, normalmente, se ricordi bene, Giuseppe, c'erano sia le prese dirette, quelle che noi chiamiamo le prese dirette, e i doppiatori. Certo. Io credo che l'attore che io doppiassi fosse Kit Van Oven, una cosa del genere. Madonna, guarda che hai tirato fuori. No, scusate, ho visto una cosa di... Ma andiamo subito in onda. Andate là, i miei 8 anni. E vi dico chi c'è vicino a me, però, perché questa è una cosa meravigliosa. Alla mia destra c'è Fabrizio Manfredi. Con la camicia blu. E bretelline. E bretelline. Alla mia sinistra, che guarda la fotocamera, la telecamera, è Rossella Acerbo. Mamma mia. E dietro, udite udite, quella che sta a bocca aperta e fa... Madonna mia, un po' coperta dalla mano. Esatto, sì. È Francesca Guadagno. Questa è una foto storica. Qua c'è, storica. Qua c'è il gota del doppiaggio, ragazzi. Il gota, esatto, del doppiaggio. Esatto, una, esatto, cosa. Io l'ho vista che l'hai pubblicata su Facebook, sì, e te l'ho rubata immediatamente per farti una sorpresa. Non te l'avevo fatta vedere questa, che perché è veramente eccezionale. Poi la rimetteremo tra un pochino. Nel frattempo però abbiamo rotto il ghiaccio e abbastanza bene. Signori, amici di Instagram, grazie di essere con noi. So che ci sentite bene, ma non ci vedete benissimo. Ci vedete un po' così, un po' fluo. Fate una bella cosa: se volete vederci bene, andate sulla pagina Facebook Radio Cigliano Doppiaggio e andate a trovare lì il video meraviglioso, altrimenti ci vedete qua e sarebbe come un occhio in più, sì, che ci sta guardando. Però lì una telecamera solo, qui ce ne vedo qua, 86, c'è tutto, capito? Qui cambio, sapete che c'è qua, io ho visto un mostro, astronave, un fenomeno. Io qui sto su Star Trek, non sto su... È vero. Poi tra l'altro con Star Trek abbiamo pure qualcosa a che fare, esatto, noi, qualche cosa veramente a che fare. Ma io voglio conoscere Max anche dal punto di vista musicale, perché secondo me l'anima di una persona si può ben capire, ci si può ben scavare dentro anche dal punto di vista musicale. Come sai, io ti devo chiedere il numero della prima canzone che scegli in totale autonomia. Quale vuoi trasmettere? Allora, vabbè, diciamo che la prima è la numero 22. 22? No, 21. La numero 1. Scusa, io subito ho visto un altro numero. La 22, ho detto quante cazzo l'ho portata. La numero 1. La numero 1, perfetto, la carico. E allora ti do la tua telecamera, che è quella lì. Sì. Credo, aspetta, vediamo se è vero.
Sì, è quella sì, lì. Questa. Quindi tu su questa telecamera puoi dire perché hai scelto questo pezzo, perché l'hai portato. Il titolo lo posso dopo, dire lo diciamo dopo. No, no, questa è... allora, nella vita, siccome le canzoni sono legate anche a momenti, oppure no, anche a situazioni che uno vive nella vita, però questa in modo particolare ci tengo a dedicarla... mi lega al mio più caro amico, lo posso dire il nome? Certo che lo puoi dire. Che è Andrea, e diciamo che mi ricorda il periodo della nostra adolescenza, della nostra... Ne avete combinate? Ne abbiamo combinate di cotte e di crude, ed è una persona che insomma io conosco da quando ho 12 anni, oggi ce n'ho 50, stiamo sempre insieme e ancora ci accompagniamo. Che bello, quando il legame non si toglie mai, non si spezza mai. È veramente una figata. E sapete come la celebra questa figata Massimiliano Manfredi? Così. Questo è un pezzo del 1985, del padre di un nostro collega, che tra l'altro salutiamo tanto, esatto. Tutte e due, salutiamo sia Francesco che Antonello, ovviamente. E allora l'amicizia la celebra in questa maniera, quindi ascoltiamola insieme. Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, in diretta su Radio Cigliano. Stare insieme a te. Lo so, purtroppo la dobbiamo abbassare per i motivi tipo copyright che sappiamo. Esatto. Noi siamo con tutti con voi e, certo, e vi ricordiamo perché in questo momento sulla radio, se volete ascoltare Ci vorrebbe un amico, che è una bella canzone, ragazzi, bella vera. E io ricordo che potete scaricare l'app Radio Cigliano per iOS e Android. Scaricatevela, ve la mettete nel telefonino e adesso vi collegate e sentite la canzone pulita. Altrimenti rimanete con noi che cazzeggiamo. E vi ricordo anche che su YouTube domani alle 14 sarà premierato questo video, lo troverete poi a imperitura memoria, conservato a imperitura memoria dalla fine della premiere, quindi domani lo ritroverete su YouTube. E andate a iscrivervi anche sul canale YouTube perché siamo veramente tanti e ci piace essere tanti. Ma salutiamo anche Enzo Mauri che ci sta ascoltando, che è venuto qui appassionatissimo di radio, un grande della radio. C'è anche Aurora, c'è anche Matteo, c'è Maria Grazia Napolitano che ci saluta e dice ciao Max. Qui fatemela dire una parola su Maria Grazia. Dilla. Maria Grazia è... il mio, ma no, è brutto dire il mio braccio destro. Lei è, diciamo, professionalmente e tecnicamente è la mia assistente, ma Maria Grazia è molto di più che un assistente, è un qualcosa proprio di speciale, viscerale. Lei, forse, ma lei è la persona con la quale io lavoro e facciamo tutti i film, appunto, della Pixar, e non solo, quando io dirigo, perché pretendo proprio che di avere lei come assistente. Giustamente, perché poi il direttore può scegliersi l'assistente di sua fiducia, quello con cui lavora, guarda, meglio. Io adesso non generalizzo, non lo so, però io la pretendo proprio perché insomma... un po' come Raff, ti pretendo, capito? Sì, giustamente. Quando tu trovi accoppiate vincente, e non solo accoppiate vincente, perché poi in questa collaborazione c'è anche il fonico, perché anche il fonico di sala è una cosa molto importante, sì. Spesso e volentieri anche lì io insomma sono un po', passo per essere un po' rompiscatole, perché richiedo sempre un determinato tipo di fonico a seconda però dello studio dove vado. Però poi tutti insieme fanno l'orchestra, no? Ma sai, dirigono l'orchestra alla è fine. Un lavoro di gruppo, dove io ho la responsabilità della parte artistica, il fonico ha la responsabilità del suono, l'assistente ha la responsabilità della parte tecnica, diciamo, però poi alla fine ognuno aiuta l'altro e si lavora tutti quanti insieme per far venire fuori un prodotto, speriamo, eccellente, insomma. Senti, c'è Alfredo Dino Capuano, Dino Capuano, che è venuto qui nella puntata degli Emergenti, e vi ricordo che settimana prossima alle 21, qui giovedì, capitanata da Barbara Castracane, ci sarà la nuova puntata degli Emergenti, quella di febbraio, sì. Che ti dice: ma signor Manfredi è un mito del doppiaggio, per me che sono un doppiatore alle prime armi, poter lavorare con lui sarebbe un traguardo straordinario. E poi dopo ti farò una domanda tendenziosa a questo punto: come si fa a lavorare con un direttore nell'era degli stabilimenti chiusi? Sì, è molto difficile. Complicato, ma disannunciamo prima. Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti in diretta su Radio Cigliano alle 21:19. Quando siete, se non siete in questo momento a guardare la partita, c'è la Juve che gioca stasera, se non siete a guardare la partita, siete qui perché è la vostra casa, il posto dove siete più ben accolti, Radio Cigliano, dopo cena con Massimiliano Manfredi, che è qui accanto a me. Allora, nei fuori onda è nata una piccola cosa, una piccola domandina: ma come si fa oggi a farsi conoscere da un direttore? Sei un doppiatore alle prime armi?
formarmi, magari non un figlio d'arte o non un baby doppiatore? Guarda, allora, oggi purtroppo è difficile, perché soprattutto quando tu ti occupi di progetti di un certo tipo che hanno un alto livello di sicurezza, purtroppo non possiamo proprio far entrare le persone se non quelle strettamente che servono strettamente legate alla lavorazione stessa. Quindi quello è un problema, perché poi noi ci si crea un problema enorme, perché comunque non c'è un ricambio, perché comunque certo, sentire voci nuove è sempre importante. Grave sta cosa, è grave proprio. Io ho un sistema, diciamo, nel senso che io ogni tanto organizzo nello stabilimento dove io sono socio della CVD, quindi abbiamo uno stabilimento nostro, e nel nostro stabilimento ogni tanto organizzo dei provini. Proprio una giornata di provini, un turno di provini. Faccio una giornata di provini, gli dedico una giornata, anche se tanti adesso sono arrabbiati con me perché l'ultima volta l'ho fatta a febbraio dello scorso anno, però non vi dovete, non è cattiveria, è che non so quando. Ma quando lo mettiamo? Cioè, de notte, uno dovrebbe dire, allora senti, sai che ti dico, dalle 2 alle 5 di notte facciamo i provini. Però prometto che insomma presto lo farò, anche perché io sono bacchettato dall'altra mia grande amica e collaboratrice, che è Elisabetta, che lavora con me in CVD, che lei giustamente mi bacchetta e dice: Massi, tu hai preso questo impegno e lo devi fare. Deve, quindi lei ogni volta: Massi, bisogna organizzare i provini, ci sono tanti ragazzi che sono in lista, Massi, bisogna organizzare, ma io non so quando farlo. Non so proprio quando farlo, però vedete, ci si prova. E questo vuol dire che quando dicono cazzo è chiuso il doppiaggio, non fanno entrare nessuno, non è vero, perché noi abbiamo bisogno di... Non è vero, perché poi ripeto, per noi è importante comunque sentire voci nuove, sentire, perché se no noi abbiamo sempre la stessa tipo di sonorità, tendiamo sempre a mettere le stesse voci. Io cerco nei limiti del possibile di cambiare, perché mi piace proprio, insomma, anche osare e cercare di fare qualche cosa di diverso, però a volte non sentendoli è difficile. È complicato, però veramente il cuore ce lo mettiamo e ci proviamo. Quindi io dico sempre: insistete con garbo, perché non è che siete mi fai il provino. No, ma diciamo che la maggior parte dei ragazzi sono sempre molto gentili e molto carini, e dispiace ogni volta che poi tu li incontri, ogni volta che la risposta è sempre no, perché poi non è impossibile proprio per noi, non è che è cattiveria, è complicato. Allora, la domanda facile per vincere che cosa? Per vincere una telefonata in diretta, vi chiamo io su WhatsApp, quindi se non avete in questo momento una buona connessione WhatsApp, non rispondete alla domanda, perché casca la linea e sarebbe un peccato. Lasciate chi ha una buona connessione la possibilità di partecipare. Allora, la domanda è semplicissima: un attore... Allora, la risposta la potete dare esclusivamente al 328-79-48-796 WhatsApp, d'accordo? Al WhatsApp. Allora, un attore che doppia spesso, Massimiliano, ha partecipato ai nuovi film di Star Trek, quelli del reboot. Come si chiama quest'attore? 328-79-48-796. Messaggio WhatsApp con il vostro nome e la risposta, ovviamente. Il primo che risponde sarà magicamente trasportato nella diretta di Radio Cigliana attraverso il telefono. Ma gli possiamo dare un aiutino? Noi possiamo, ecco. Guarda, già hanno risposto il 77. Già se, che aiuto vuoi dare? Allora, però, qualcuno ti chiede, che non c'è il nome, firmatevi ragazzi, e ti chiede: Massimiliano, cosa trovi più stimolante e divertente, fare David Tennant in Broadchurch o Chris Hemsworth in Doctor Strange? Bella domandona questa, eh. Allora, devo essere sincero? Sì. E vado contro migliaia di fan. Attenzione, ti do una telecamera più vicina. Esatto, così è questa. Ti puoi prendere i sputi in faccia se vuoi. Allora, nascendo, insomma, con una vena artistica, insomma, da quando ho 7 anni, Chris Hemsworth è bellissimo, è meraviglioso, io lo ringrazierò per tutta la vita, per tutta la vita, e mi piace tantissimo farlo. Però devo dire che hai nominato il nome di un attore in una serie dove non è bravo di più.
David Tennant in Broadchurch è strepitoso. Io quindi, ci ho fatto qualcosa, è veramente strepitoso. E quindi doppiare quell'attore sicuramente è più stimolante. Perché il challenge qual è? Doppiare uno bello e figo che va tutto da solo, o uno che lo devi un po' inseguire perché ha fatto quel guizzo, c'ha quel guizzo in più, quella cosa frizzante? Beh, sai, io amo di più, dipende, ognuno poi ha le proprie caratteristiche, però sicuramente mi diverto molto di più a fare un attore difficile, un attore che insomma ci mette del suo, e mi piace cercare di riproporre quello che lui ha fatto, insomma, poi magari a volte non ci riesco, per carità di Dio, però insomma quella è la cosa più bella, insomma, e divertente. E Chris Hemsworth ha fatto tanti film, però diciamo la maggior parte dei film, tutti di successo, di grande successo, però no, voglio dire, però sono tutti fisso, poi dove la parte artistica. No, la parte artistica, diciamo, c'è un po' più la parte fisica combattiva, la faccia, combattiva, e me un po' meno la parte fisica, sì, insomma. Sì, sì. Quindi ha un filone un po', diciamo. Anche però, se devo dire una cosa, che per esempio su l'ultimo Man in Black, lui ha, diciamo, un guizzo ce l'ha. No, diciamo, l'ha buttato un po' sullo spirito, sulle cose, e quindi mi sono divertito lì, un po' più sulla commedia, diciamo. Ma come l'ultimo Avenger, insomma, l'ultimo Avenger, lui era proprio una situation comedy, era diventato. Senti, ma dov'è che Massimiliano Manfredi si esprime meglio, o semplicemente dove si diverte di più? Il protagonista o l'antagonista? Romeo o Iago? Allora, ti dico una cosa, ti rispondo e non ti rispondo. Nel senso, io amo da morire fare le commedie e i caratteri, ma non mi fanno mai fare, e quindi io mi diverto da morire a fare. Però io ti ho sentito in La La Land, che è un mix, è un mix. Però Ryan Gosling è sempre il primo attore, è sempre un bel figone, non era. Però l'antagonista, l'assassino, si diverte di più. Là c'è tutta, decisamente. Tutta una verve. Allora andiamo, intanto che voi votate, e madonna quanti siete, guarda che avete votato, è una marea pazzesca. Andiamo col secondo brano, così diamo la possibilità di collimare ancora, e poi vi chiamo. Chiamo la persona, ovviamente. Quale vuoi mettere? Che numero? Allora, mi metti la 3. La numero 3. Giusto parlando di attoroni. Esatto. Giusto parlando di attoroni. Proprio perché parlavamo di attori che a te piace fare, questo per esempio è un attore che io amo tantissimo fare, e diciamo che la canzone che lega, che è legata a quest'attore, mi ricorda un film al quale io ho tenuto tantissimo, e diciamo è tra i miei preferiti, quindi un film è difficile da realizzare? Sì, come doppiaggio sto dicendo. Beh, molto, molto complicato, da analizzare scena per scena. Beh, considera che adesso, perché hanno fatto delle cose folli loro, pazzesche. Considera che io ho scoperto, ho messo qualche anno fa a casa, mi sono fatto un impianto, tutti noi siamo malati di cinema, quindi il suono per noi è una malattia, è una deformazione professionale, quindi a casa c'ho un impianto cinema. Il tecnico che mi è venuto a fare l'impianto, a un certo punto doveva testarlo l'impianto, e tira fuori questo DVD. No, vabbè. Tira questo fuori questo DVD, e lui mi ha detto che è una dinamica pazzesca, che la maggior parte dei cinema o degli impianti che lui va a fare, e che generalmente si fa, il test lo fanno con questo film. Porca miseria. Per sentire proprio l'impianto come suona. E allora, questo è un film che ha messo, non in difficoltà, perché Massimiliano non si mette in difficoltà, ma che ha impegnato a fondo Massimiliano Manfredi. È un film e un pezzo del 2001, ed è il remake di una canzone di Elton John, che è forse una delle più belle canzoni d'amore del mondo. Ewan McGregor, Your Song. Pensa se avessi detto, sai, la devi cantare in italiano. No, c'era all'inizio. La devi cantare in italiano? No, in italiano. In inglese? Però all'inizio, mi ricordo... Vabbè, ma un bucio di culo pazzesco. No, mi ricordo che all'inizio c'era la possibilità che... io o chi avesse vinto il provino doveva fare anche le canzoni. Ora, a me piace cantare, e canticchio anche bene, abbastanza bene, ma non così, questo è Brancucci, ci faceva manco mi faceva intranzato, no. Ernesto faceva, che vuoi, che stai a fare, via. Io sono andato a fare una cosa, ma una stupidaggine per il Trono di Spade, una cosa a cappella, così mi fa, tu canti? Beh sì, certo, canto assolutamente, allora falla, la faccio. Ma ero pure contento io alla fine, ero pure contento. Ho fatto, com'è andata?
sei galante dovunque. Fantastico. Cazzo, ho detto monta l'autotune, te prego. Cioè, fanno cantare Elettra Lamborghini. Ma che per noi mi fanno cantare pure a me, scusa. Perché esatto. Almeno un pochino di base ce l'ho. Poi Elettra okay. Questa pure è simpatica. Ah, quindi entriamo nella discussione dei cantanti. Potremmo entrare, ma diamocela un po' più tardi. Vabbè. Diamocela un po' più tardi. Intanto, vabbè, io ho qualcosa qui. Ho dei nostri amici. Ci stia Paolo da Omegna, Lago d'Orta in Piemonte. Sta sotto il Lago Maggiore, non lo sapevo. E quindi, bellissimo, grazie che ci stai seguendo. È un abitué, ci manda sempre il controselfie, lo manda sempre tra i primi. Quindi grazie veramente Paolo. Ciao Paolo. Dopodiché io devo andare a prendere, perché tanto il vincitore già ce l'ho e quindi l'ho ben monitorato, il nostro amico Nicola da Quartu Sant'Elena Sardegna, che questa volta invece del suo controselfie ci fa vedere una cazzo di collezione di Blu-ray pazzesca. Grande. Blu-ray e DVD, credo. Sì, questi sono DVD, sì. Bravo, veramente bello, vuol dire che ci segui in tutte le maniere. E poi c'è Ignazio, che anche lui ha preparato un composite per te. E ti vede insieme alla... questa in basso a destra sì. C'è la direzione. E poi ci sta Gli Incredibili 2 e Bugs Life, che bello. Tutto, quanto guarda, sei stato bravo. Flick. Quanto Mega sei stato bravo. Quanto sei stato bravo. Clark Kent di Supergirl, Nilo di Atlantis, Orlando Bloom di Legolas, il Signore degli Anelli, Adrien Brody di Jack Driscoll e Saetta McQueen, un'altra cosa, un altro... Ciao, ciao. Che figata, che figata. Sono andato a vederlo con le ragazzine che erano... Forse ce n'era addirittura una sola. Quando l'hai fatto, te lo ricordi? L'ultimo fa. Cars 3 l'ho fatto... No, scusami, sì, Cars 3 l'ho fatto... 3 anni fa. Ma il primo almeno 15? Primo, no, 20 anni. 20. Sì, sì, sì. Quindi avevo la bambina piccola, mi ricordo, e quando hai aperto bocca ho detto dai, perché poi c'avevo pure del talent, io ho detto, no, stiamo a posto. C'era Schumacher che faceva sì. Una battutina, sì, sì. Però veramente... Beh, c'era Schumacher, c'era Sabrina Ferilli che faceva Sally. Come no? C'erano tanti. Però diciamo, eravamo sicuri, sì, era sì, garantito sì. Che il prodotto andava bene ed era perfetto. Sì. Usciamo dal disco, dopodiché pronti perché vi chiamo al telefono. Mantenete il telefono assolutamente libero perché è il momento della telefonata. Ewan McGregor, Your Song, ed è il secondo pezzo che Massimiliano Manfredi porta alla nostra attenzione, al nostro cuore, alla nostra, come chiamarla, attenzione musicale, a quello che è di musica abbiamo dentro di noi. Io sto chiamando e sta squillando, vediamo se risponde però, perché può essere pure che... Non se n'è accorto. Ci sei, ci senti? Pronto. Ci sono. Evviva! Grazie mille. Da dove chiami? Dimentico di firmarmi, ma ci sono. È vero, però ti sei firmato, io mi sono già dimenticato il tuo nome, quindi ridillo in diretta. Come ti chiami? Sono Mac da Treviglio. Mac da Treviglio. Balle. Ciao Mac. Treviglio dove sta esattamente? È sempre in provincia di Bergamo, come l'ultima volta che hai fatto questa domanda. Perfetto, vedi, allora sono veramente una pippa nera. Gli stai dando un po' di rincoglionito, non è un pochino carino, sì. Però. Ma scusa Max, tu quanta... No, faccio quello che abito in un posto che si nasconde, talmente piccolino, ma bello che si piccolo. Senti, ma tu in geografia, Max, come andavi? Una pippa... nera proprio. Pensa, c'ho mio figlio che invece è un fenomeno autistico quasi su queste cose. Cioè, lui si ricorda tutto il mondo, ogni volta lui, proprio per dimostrare quanto so pippa in geografia, vuole fare un gioco con me e dice, papà, questo... qui prende una cartina e fa questo che cos'è papà? Che cazzo, papà, una pippa tremenda. No, vabbè, è come fare il gioco delle capitali sì. Europee, io sì, 4-5 sì. Le becco, ma poi sì, me sì, perdo sì, veramente sì. Allora, beh, dai, siamo tre pippe in geografia allora, perché anch'io so che Treviglio è qua perché ci abito ormai. Meno male, beh, se non lo sapevi abitandoci era veramente grave, era gravissima. Ma il nome è proprio Mac. Tu scherzi, ma da Milano a Treviglio ogni giorno passo tre province. Ah, va bene. Ma è perché lavori a Milano sì. Tu Sì, lavoro ancora dove abitavo prima, quindi in Milano. Perfetto. Allora, Mac per cosa sta? Non facciamo pubblicità. È il nome che ho creato nel 99 per un personaggio di Star Trek. Ah, vedi? Star Trek. Cioè, l'hai creato tu? Sì, ho creato personaggio, nave, storia, racconti, eccetera. Giochi di ruolo, vi discorrendo. Ah, giochi di ruolo, ah, perfetto. Okay. Ma se dobbiamo chiamarti al secolo, come ti chiamiamo? Meglio Mac, Friedrich. Meglio Mac, va bene. Sergio, Alessio, Marco. Vabbè, Alessio che c'ha del Alessio, male. Bello, Sergio dai. È bellissimo e Marco mi piace pure, è sempre molto era bello. Il Raffaele di Barletta, quindi prova tu a ripetere dopo 2 minuti no, che te l'ho detto. È un po' casino, basta, non me lo ricorderò mai. Mac, va benissimo. Allora, Mac, tu hai qua Massimiliano Manfredi, io te lo lascio e chiedigli quello che vuoi.
Ma già avevo chiesto per il discorso di Broadchurch se si fosse divertito più a far Tennant o Hemsworth. Poi vabbè, anche giustamente hai fatto anche Cars, ma a quale personaggio sei veramente più legato di tutto e cosa vorresti fare se tu potessi avere potere decisionale, tornare indietro e dire no, dite all'attore che deve farlo così perché poi io lo valorizzerò ancora di più? Che domandona! Mazza, che domandona! Intanto ti stiamo vedendo un po' chiaroscuro nella fotografia che ci hai mandato, nel controselfie che ci hai mandato. Che domandona! Allora, la prima è facile, ma la levo subito. Vai, vai, vai. Perché è semplice. Cioè, l'attore che in assoluto amo più fare è Edward Norton. È quello che è più... È bravo, cioè, cazzo. È bravo sempre in tutto quello che fa. È strepitoso e quindi ogni volta è anche... sono sincero in questo, una scuola per me, perché lui, certo, è talmente bravo che a volte in quello che fa riesce a trasmetterti sempre sensazioni nuove, intenzioni nuove, modi di anche di interpretare i ruoli. Potremmo dire che veramente forse impari qualche cosa ogni volta. No, no, ma lui, è vero, sì, è no? Vero, è vero, è un attore straordinario, fantastico, tant'è vero che adesso ha cominciato pure a fare regia, a produrre, vabbè, lei ormai... L'ultimo l'ho fatto anch'io, che sì, ha fatto la regia, sì, abbiamo, sì, fatto, sì, insieme. Motherless, sì, Brooklyn. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, la seconda domanda, sai che è una domanda da un miliardo di dollari, Mac, perché... No, nel senso, perché in realtà, sai, ogni volta, adesso disdico anche, cioè, quello che ho detto prima, nel senso, ogni volta che noi interpretiamo un ruolo, questo penso che capiti anche ad Alessio, la nostra più grande difficoltà è proprio quella di metterci al servizio dell'attore, sì, no? Perché se noi quello stesso ruolo ci dicessero di farlo noi, di interpretarlo noi e di non avere nessun registro da seguire o nessun attore da seguire, probabilmente, magari facendo anche peggio, per carità, però lo faremmo in modo diverso, no? Alcune cose... Ah, sono sicuro. Quindi quelle sicuramente, però una cosa in particolare, ad un attore in particolare, sinceramente non ce l'ho, perché... O ce ne avrei tante da dirti. Le cosiddette pink. No, no? Perché magari certe, sì, cose, certe cose... Ma come hai fatta? Sì, certe, sì, oggi mi è capitato di fare in un film, che non posso dire sempre per i discorsi dei liberatori e cose così. Assoluto. C'era una scena, diciamo, di emozione, di pianto, dove io proprio parlando col direttore ho detto... Certo, sei sprecato, insomma, io questa l'avrei fatta un po' più caricata così. Però purtroppo non la puoi fare così, perché se noi mettiamo del nostro su un attore... Si dice che scolli, cioè, sì, insomma, non ti appiccichi, sì, bene l'attore. Quindi la cosa migliore che tu possa fare, che noi possiamo fare, è quella di essere il più simili possibili a quello che fanno loro. Il grande Peppino Rinaldi, che non mi dire che non sai chi è, perché sennò me ne vado via. Lo sa perfettamente. No, vabbè, no. Mi diceva sempre, quando ero piccolo, mi diceva sempre: Massi, guarda gli occhi dell'attore. A volte, quando tu hai la possibilità di doppiare attori non tanto bravi, tu segui gli occhi, ed è vero, nel seguire gli occhi, nel seguire i movimenti di un attore riesci ad incollarti meglio. È vero, è fondamentale. Se guardare la bocca adesso non serve, capisco, niente. Cioè, perdonami che ti ho interrotto, però adesso ho capito perché un film in cui tu anche hai doppiato un personaggio, c'era invece un altro attore che, per l'amor del cielo, è un grande attore tutto quanto, ma in quel film a me personalmente non ha dato nulla. Tu facevi Peter da grande. Oddio, aspetta, qual era, Mac? Ricordamelo, perché io Peter da grande... Oddio, Peter da grande... Esatto, c'era un armadio, un leone, ecco, Narnia. Un'arnia. Ma possiamo un dirlo? È andato a Omar Sharif, che è un grande attore, bravissimo, tutto quel che vuoi, ma a me in versione italiana come leone la tassetti Gasman, però che cacchio è sta cosa? Mac, lì però è la solita discussione che ormai è perenne, dove è sulla scelta dei talent. I talent sono nei film, nelle animazioni. Io te l'ho detto, dirigendo comunque i film Pixar, quanti ogni volta ho a che fare con i talent, ma è un discorso diverso. Io non entro nel merito se è giusto o sbagliato. È proprio un discorso. È un registro, un altro registro. È proprio un discorso diverso, dove la scelta viene fatta per motivi di merchandising, per motivi di marketing, sì, per motivi. Sono altri i motivi, capito? Non entrano molto nella... Però ti posso dire una cosa: che spesso e volentieri. Io ti parlo, per esempio, della mia esperienza, quindi quello te la porto proprio come testimonianza. Si cerca sempre, con i talent, nei progetti che personalmente faccio, di
cercare però sempre dei talent che siano simili al personaggio, che abbiano qualcosa a che fare col personaggio. Quindi si cerca sempre di fare un lavoro, insomma, uso un termine un po' usato, un po' certosino sotto questo punto di vista. Poi giusto. Per carità, è giusto, voi come spettatori è giusto che una cosa può piacere o non può piacere, però non è un discorso legato, dobbiamo uscire dal fatto del discorso legato dal fatto, è normale che un doppiatore, se tu gli metti a fare al posto di Omar Sharif ci metti un doppiatore, è un'altra cosa. Ma è un altro discorso, capito? Non è legato a quello lì, capito? Mac, io ti ringrazio per essere qui, quindi se tu è la seconda volta che ci sentiamo, ovviamente hai l'app Radio Cigliano scaricata sul tuo... vabbè. Un po' di più di una seconda. Presente la redazione di Extra Track, sono uno dei rompiballe. Ah, perfetto. Allora guarda, ho capito chi sei perfettamente adesso. Allora io ti ringrazio. No, posso fare l'ultimissima domanda velocissima? Due secondi? Vai. È morto. Vai se pure. Se potessi dare tu un altro doppiatore ai personaggi che sono stati dati anni fa a Sergio Di Stefano, chi gli daresti come voce? Che domandona. Aspetta, se qualcuno che doppia Sergio, così ho capito bene? Allora, non può più doppiarlo Sergio? Star Trek, visto che io sono uno di quei falli lì. Star Trek era stato dato Riker a Sergio Di Stefano, intanto la voce che ormai uno associava alla versione italiana. Okay. Così come Dr. House. Purtroppo non c'è Sergio più. Di Stefano non c'è più. Il triangolo si è rotto, adesso gli danno un'altra voce... che può essere il miglior professionista, però non è nel personaggio. Guarda, io tu come si tu... pensava un po'. Dimmi. No, dimmi tu. No, si pensava appunto ai vari nomi possibili, però in questo momento ce ne sono pochi. C'è chi dice Luca Ward, che però ha una timbrica troppo sua, qualcun altro Ian Sant, eccetera. Volevo sentire il parere tuo come professionista del settore. Guarda, innanzitutto, adesso perdona il mio nome, magari malgrado io sia il direttore di Star Trek della saga cinematografica, però non per quello che riguarda la serie, quindi dovrei saperla questa cosa, però la serie, insomma, serie dell'89, non ho avuto modo di seguirla. Quindi, però quello che ti voglio dire è importante comunque. Sai, adesso tu hai fatto dei nomi, no? Hai detto Sergio Di Stefano, che era un mostro sacro del doppiaggio, e adesso così a lume di naso sia Luca che tantomeno Christian, anche anagraficamente e vocalmente non mi sembra che siano proprio la stessa cosa, quindi così adesso solo a nomi ti direi no, non mi piacciono questi tipi di nomi, e probabilmente dovrei vedere l'attore, dovrei sentire la voce in originale. Sai, per poterti dire. Mac, secondo me questa è una cosa che sì, magari uno gli viene un'improvvisazione, però questa è una cosa che bisogna studiarla, quindi sì. È una risposta che io non te la saprei dare, io sinceramente non te la saprei dare così, la dovrei studiare molto e forse mi verrebbe un'idea, o forse no. Dovrei sentire l'originale, dovrei sentire che voce hai in originale, allora ti potrei dire cosa potrebbe, ma non tanto chi potrebbe sostituire Sergio, con la grande stima che nutrivo per Sergio, per carità di Dio, però quanto quale voce simile all'originale possa starci bene, capito? Perché così è difficile analizzarlo, è difficile. Capito? Mac, noi ti salutiamo perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione, ci resteremo a parlare perché poi tu sei competente, però dobbiamo andare avanti molto con la trasmissione e ci piace molto. Continua a seguirci ovviamente, grazie per essere stato con noi, grazie della telefonata e alla prossima volta. Grazie Mac. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, ciao. 21:43 in diretta su Radio Cigliano. Questo è Dopo Cena con Massimiliano Manfredi. Abbiamo il terzo pezzo da buttare in pasto alle orecchie dei nostri ascoltatori. Allora. Che numero facciamo? Vabbè, il terzo facciamo la 7. La numero... telecamera è sempre quella là. Sempre racconta quella. Questo pezzo ai nostri amici, perché? Beh, la 7 perché? Perché diciamo che è un pezzo che mi lega alla mia storia, alla mia storia recente, e quindi mi appartiene, insomma, voglio dire, sotto questo punto di vista. È proprio tuo, è proprio ce l'hai nel sangue. Beh, decisamente, quindi insomma... E ce l'abbiamo un po' tutti nel sangue. Diciamo che ultimamente si respira molto quest'aria vicino a me, e quindi... è dedicata sicuramente alla mia compagna, e quindi è... Guarda, io sai che cosa faccio mentre chiacchieriamo? La faccio per te.
Perché il flash mob che nacque il giorno dopo sulle scale della metropolitana di Napoli, lui se ne andò, misero alle 8:30 di mattina mentre tutti quanti stavano lì questa canzone. E tutti quanti camminando, salendo le scale mobili, arrivando ai treni, intonarono con riguardo e dal cuore, dal profondo del cuore, le parole di questa canzone che fa solo venire i brividi. Pino Daniele, Napulè, su Radio Cigliano. Vabbè, ragazzi, bella. Poesia pura. Allora, abbiamo tanta gente che ci sta scrivendo. Telefonata sì, lunga, eh? Però è una telefonata bella. C'era anche, avevo visto, Anna Rita Pasanisi che ci stava guardando. Ciao Anna Rita. E allora, vediamo un po'. C'era anche hai doppiato Adrien Brody, Orlando Bloom, dice Franco. Joseph dice, mamma vedi, mia. Tiziano, grazie Tiziano. Carcere del 2008. Eppure qui vedi, siete rincorsi. 2006, manco leggiamo. Ecco, uno sopra dice 2003. No, carcere del 2003, punto interrogativo. Ah, carcere no, del 2006, 2006. Punto bravo, esclamativo. Tiziano, bravo Tiziano. Allora, mamma mia, nell'ascoltare la canzone di Yuan mi è venuto in mente l'ultimo musical che ho fatto, il Moulin Rouge, ero il Duca, quanti bei ricordi, Joseph, che evidentemente si cimenta come noi con il... Com'è stato dirigere Big Hero 6 e Zootropolis? E Zootropolis, Dopo Big Hero 6 e Zootropolis. Com'è stato? Ma è stato come dirigere tutti gli altri, un mazzo tanto. Perché... Sono mazzi veri questi. Sì, ragazzi, sono progetti talmente grossi e importanti che insomma... È difficile. Ed è per questo che poi hai bisogno di uno staff, Maria Grazia, che ti supporti bene. Certo. Che ti supporti bene. Allora, vediamo. Perché non hai doppiato Orlando Bloom in Carnival Row? Dice Francesco. Per il solito motivo che diciamo sempre, ragazzi, perché non dipende da noi. No. A volte succede. Dicendo che a volte dipende dalla distribuzione, eh sì. Spesso e volentieri. A volte succede anche che chiedono i provini dall'America, sì. Proprio. E magari tu che fai da sempre quell'attore, sì. Improvvisamente lo perdi. Perché lo perdi, non lo fai in quel film perché hanno fatto un'altra scelta. Ma che guarda, a volte succede. Dipende anche, può dipendere anche dal fatto che magari può capitare che magari eri impegnato in quel momento e quindi non potevi fare, magari la consegna era urgente e quindi automaticamente certo. Devono mettere per forza. E invece Andrea dice, Massimiliano, com'è stato doppiare Edward Norton in Motherless Brooklyn? Ne parlavamo che prima. Insieme. Questo era un grande un cazzo di film. Sì. Sì, è anche stato... perché io la sua regia l'ho trovata efficace, perché almeno quello che ho visto io, perché io ho visto solo le scene mie, però bello. C'è anche Domitilla D'Amico che sta guardando il video in questo momento. Domi! Ciao Domi. Beh, la coppia di La La Land. Sì, la coppia di La La Land, vi avrei dovuto invitare insieme, Avengers, è vero? Tutto, quanti, vabbè, è possibile non lavorare con Domitilla. Esatto. Allora, David Tennant è un grandissimo attore. Flicky in a Bug's Life, ci sarà un sequel, è l'unico rimasto e chi lo sa, noi non guarda, sappiamo queste cose. Piacerebbe tantissimo, però non dipende mai boh. Da noi. E noi ci squilla il telefono, esatto. E ce lo dicono, esatto. Fino a un attimo prima ne siamo completamente ignari, esatto. Usciamo da Napulè. Napoli è di mille colori, ed è di mille colori anche il racconto musicale che ci sta facendo della sua anima in questa serata qui del 13 febbraio 2020, Massimiliano Manfredi, dai microfoni e dalle telecamere, se ci state guardando su Facebook di Radio Cigliano. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook e mettete, è importante ragazzi, sembra una cavolata, però noi ci facciamo pubblicità in questa maniera, attraverso il vostro consenso, basta mettere... condividere il video scrivendo sto guardando una trasmissione interessante e magari abbiamo delle persone più che ci seguono, e questa è la maniera in cui si va avanti, grazie al vostro consenso. Finché avremo vostro consenso noi saremo contenti e andremo avanti, ma adesso è il momento di affrontare la clip misteriosa. Allora, che cosa ha fatto Massimiliano? Mi ha sottoposto una clip, ok? Una clip che viene da un suo doppiaggio. Quale sarà? Potrebbe essere un film Pixar, potrebbe essere una serie televisiva, potrebbe essere un... chi lo sa? Io non lo posso dire, non ho la più pallida idea di che cosa sia. Voi dovrete indovinarlo e mandare la risposta al 328 79 48796.
e la risposta dovrà essere fatta in questa maniera. Scusate, ma le regole sono chiare, altrimenti ci perdiamo, perché poi dobbiamo darvi il premio e altrimenti non arriva il premio. Dovete dire il titolo del film e il vostro nome, semplicissimo, un messaggio WhatsApp. Il primo che manda questo messaggio vincerà una foto autografata di Massimiliano, che vi faremo vedere in diretta, che sarà compilato proprio qui l'autografo. E allora, io ho preparato la basetta, la telecamera è sempre quella, quindi se vuoi guardarla o se vuoi avvicinarti, a propinquarti alla telecamera, fai come ti pare. Io tolgo questa base e vi faccio ascoltare la clip misteriosa di Massimiliano Manfredi. Vaffanculo io? Vacci tu. Tu e tutta questa merda di città e chi ci abita. In culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle. In culo ai lavavetri che mi sporcano i vetri puliti della macchina. In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti e puzzano di curry da tutti i pori. Mi mandano in paranoia le narici. In culo ai ragazzi di Chelsea con i toraci depilati e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi e te lo sbattono in faccia sul Gay Channel. In culo ai bottegai coreani con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere due parole insieme. E questo era il documentario della clip misteriosa. 32879. Però è bello, è bello che già ci sia, perché non già vabbè, questo è facile. Però i nostri amici in radio sono veramente bravi, hanno indovinato delle robe che veramente chi è venuto qua ha detto: vabbè, scusa, ho portato una clip, sono stato stronzo perché ho portato una clip pazzesca che non le indovineranno mai. E invece i nostri amici sono bravi. Dopo tre secondi sono arrivate 30 risposte e bocche aperte di chi aveva detto. Infatti vedo che già, guarda, già vedo che... Devo dire che ci stanno dei nostri amici, lo state scrivendo, tanti veramente. Nel frattempo vi diamo il tempo per scrivere, ovviamente. Certo. E quindi lanciamo il quarto pezzo musicale. Quarto pezzo musicale? Quarto pezzo musicale. Quale vuoi mettere? Vabbè, lo dedico a due. La numero due. Questo è un momento molto... Aspetta, scusa, la telecamera è quella, te la voglio dare perché devi... questa te devi prendere responsabilità. Sì. Allora, per noi, adesso non dico cosa, poi dopo lo capirete, è un momento molto delicato, noi stiamo soffrendo una sofferenza tanto, grande. Una sofferenza che dura, purtroppo, per chi come me, per tutti i milioni che stanno come me e hanno la fortuna, io dico, di avere questa gioia. È difficile parlare di una cosa che non puoi dire. Però noi stiamo soffrendo tanto per questa cosa. Quindi, però, siccome è una malattia che abbiamo dentro nel sangue, che divora. Mio figlio, che non ce l'ha, è sano. Vive bene, perché se tu hai questa malattia, vivi male. Senti, io posso far sentire un attimo la malattia? Sì. Questo è un coronavirus nasce proprio... Io sono malato di... Ma non di calcio, io sono malato perché il vero... Posso dirlo adesso? Lo devi dire. Il vero tifoso romanista non è malato di calcio, è malato solo di Roma. Cioè, per il romanista esiste la Roma. Signore e signori, dal 1975 di nuovo Antonello Venditti con Roma, Roma, Roma. Questa è, cioè, tu quando la senti te via la pelle d'oca. Questa dovunque è una cosa, per noi romanisti è una cosa, cioè non c'è altro. Allora, devi parlarmi un attimo di questo rapporto deviato, malato, hai con il calcio. Cioè, comunque si parla di sentimenti anche, certo, qua, perché questa è come le canzoni che dicevo prima, certo, è un altro sentimento. Sentimento è la Roma mi accompagna dalla nascita, quindi con i miei amici, con mio papà, insomma ci sono tante cose che mi legano alla Roma. E poi veramente è una malattia dove noi cerchiamo di disintossicarci, ma non ci si riesce, no? Impossibile. Impossibile. Tifoso della Roma ci si nasce e ci si muore. quindi in questo momento ci sono grandi sofferenze. Anche perché poi secondo me, quando, come li chiamate, i cugini?
Io non li chiamo proprio, non so. Ma me lo riconsideri? Non so proprio. Quando quelli sbilanciano verso l'alto, lì è ancora più duro. Io poi ho una tragedia. Oddio, che succede? La prima canzone che abbiamo dedicato al mio amico, il mio più caro amico, apre l'altra è malattia. Cugino. Ma è cugino, quindi è cugino. Quindi è, e quindi per me quest'anno è una tragedia. E come si fa? Niente, non si campa. È una cosa che non ma riesce. Ma tu sei uomo da stadio anche? Sì, assolutamente, non solo io, ma io adesso vi darò dei nomi che adesso si prendono la responsabilità. Attenzione, prendete carta e penna, abbiamo ancora 45 secondi. Potrei quindi anche far vedere foto dove noi abbiamo un settore intero dedicato ed è composto così. Abbiamo alla mia sinistra tutti doppiatori, direttori di doppiaggio, alla mia sinistra abbiamo Carlo Scipioni. Dai! Poi ci sono io. Poi alla mia destra c'è Carlo Cosolo e ancora un po' più là c'è Marco Guadagno. Ma questo è un quartetto inossidabile. È un quartetto inossidabile. Tutte? Tutte. Noi siamo ma veramente prime trasferte? No, trasferte ne abbiamo fatta solo una. È una malattia a metà. Sì, è una malattia a metà. Ma perché non ci abbiamo tempo più tardi? Lo so, perché è lontano. Perché sennò andremo pure là. Ti riesco un attimo dalla canzone. Sì. Noi ovviamente non siamo campanilisti e non vogliamo dire che tifiamo più per questa che per quella. E se ci fosse Alessandro Bianconi in questo momento, il mio compare di merende del sabato a Se Prima Eravamo in Due, dove questa settimana avremo come ospite Federica Gentile da RTL, quindi venite a vedere sabato alle 15 la nostra diretta perché merita sicuramente. E se ci fosse qua Alessandro scoppierebbe una diatriba di quelle veramente forti. Meno male che non c'è allora. Meno male che non c'è. Che la diretta la faccio io che tifo Ferrari. Ottimo. E che questa è proprio perché pure quella. Certo, anche quella. L'hai vista la presentazione della macchina? Di sfuggita. Hanno presentato una macchina che è di un bello, ragazzi. Se è bella, se va. Quanto è bella, abbiamo svoltato, perché sì, è proprio bella. Io mi sono innamorato, già sbrodolo, già non vedo l'ora di vederla in pista a Barcellona per fare 4 chilometri, per far niente praticamente. Esatto. Però insomma, già ci siamo ed è bellissimo. Allora, abbiamo ascoltato Roma, Roma, Roma di Antonello Venditti, che è l'inno della Roma, ma adesso è il momento di premiare. Perché tanti l'avete detto, qualcuno ha detto anche Trainspotting, però sto leggendo, non era proprio quello. Non era proprio quello. Qualcuno ha detto tutti hanno detto quello. Beh, tutti. Aspetta, Pain and Gain, qualcuno ha anche detto Motherless Brooklyn. No, non ci siamo. Allora, questo è un monologo di un grande Edward Norton da un film strepitoso, una cattiveria pazzesca. Io questa scena che adesso andremo ad ascoltare ci hai messo un turno intero, credo, a farla, sì. Perché è infinita. Forse pure qualcosina di più. Perché tra l'altro l'ho tagliata un po' perché erano 4 minuti e mezzo di cosa. Ti ricordi come quella la scena del dottor Manhattan su Marte, che ci abbiamo messo un turno intero a farla? Ed era un e questa io quando mentre la vedevo ho detto questa minimo un turno se non di più. Allora io ti cedo, guarda, immediatamente l'iPad che tu hai qua. Aspetta, ho fatto una cazzata, fermi. Attenzione che ho sporcato tutto. Attenzione. Adesso guardate, come un solo uomo improvvisamente abbiamo un cazzo. No, questa è cattiveria pura. Questa è cattiveria pura. Fatemi capire perché non posso far vedere il. Non si vede. E allora dovete andare sulla fiducia. Dovete andare sulla fiducia perché non capisco perché, ma non si. Vabbè, proviamo a interrompere e a riprendere. Niente, non si vede e quindi dovrete andare sulla fiducia. Max, hai l'iPad. Puoi scegliere il colore che vuoi tra. Funziona più niente, non ve vorrei dire niente, si è rotto tutto. Eccolo qua. Guarda, tra questi, tranne quello multicolore, puoi scegliere il colore che vuoi. Quindi questo posso scegliere? Il blu, il nero, quello che ti pare. Okay. E ha vinto Davide da Cepagatti in provincia di Pescara. Davide, mentre tu firmi, io vi faccio sentire il capolavoro che ha fatto Massimiliano Manfredi nella 25esima ora. Affanculo io, vacci tu. Tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita. In culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle. In culo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti. Puzzano di curry da tutti i pori.
Mi mandano in paranoia le narici. Un culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi. Allora. E te lo sbattono in faccia sul Grey Channel. In culo ai bottegai coreani con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere due parole insieme. In culo ai russi di Brighton Beach, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Tornatevene da dove cazzo siete venuti. In culo agli ebrei ortodossi, che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid. In culo a questa città e a chi ci abita, che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi. Non lo so, altro? Mamma mia, la cattiveria vera, porca miseria. Queste sono quelle scene. Ecco, io ho sempre detto che il film della vita non c'è, però la scena che te la porti dietro per tutta la vita, secondo me, c'è. Sì, sì, questa è una è il mio monologo, nel senso che ovunque vado è questo. Mi chiedono a momenti tutti, lo sai a memoria. Sì, sono due le cose che mi chiedono, il monologo della 25esima ora e ciao, un disetto. Quelle sono le due cose. Vabbè. Le due cose bello, ragazzi, bello. E bravo, Davide, che insieme a tanti amici, siete stati veramente tanti, hai indovinato e riceverai a fine trasmissione ovviamente la fotografia autenticata, no, autografata, autenticata, no, autenticata. Veramente. Allora, qualche altro controselfie. Francesco da Barletta ci manda sempre il suo controselfie al 328-7948-796. Fatemi ripartire un attimo questa povera diretta di Instagram, che altrimenti non ci vedono più. Vediamo se sono capace. Ma non lo so, lo facciamo durante la canzone. E poi ci ha mandato sempre al 328-7948-796 Ricky e Lumière da Verona. Questo ci stanno guardando e forse sono ben interessati tutti e due. Sì, sgranano gli occhi tutti e due. Gli occhi sbarrati di tutte e due, belli. Mandate i vostri controselfie, li aspettiamo, ed è la maniera 9.0 di fare caciara insieme a noi. Stefano Avvisati ha scritto, ciao Stefano, però me lo so perso, vediamo se lo ritroviamo. Il mitico Massimiliano è mitico due volte per le sue ottime interpretazioni e perché è romanista. Grande, il consenso Stefano. C'è, il consenso grande, c'è. Stefano. Grande. C'è anche Cristiano, Paolo, Valeria Giovanelli, c'è anche Tiziano, Andrea, Alberto, Franca Bonino dalla provincia di Torino, grazie di essere con noi. Tante. Massimiliano, hai un aneddoto della saga dei Pirati dei Caraibi? Qualcosa che è successo, qualcosa che ti ricordi? Durante la lavorazione. Sì, andata liscia come l'olio. Sì. Sì. Giocavamo con Fabio, che è un personaggio. Sì, vabbè, tu e Fabio insieme? Sì. Alle Gio siete impossibili. Uno davanti e uno dietro, forse ne si regge, veramente. Esatto, perché... esatto. Però insomma, non c'è un aneddoto particolare sui Pirati dei Caraibi. C'è un aneddoto sul Signore degli Anelli, se vuoi. Io lo voglio sentire, assolutamente. Ma è un aneddoto divertente che ci abbiamo sempre con Pino Insegno, che... Ciao, Pino. Noi giocavamo sempre perché il suo personaggio si chiama Aragorn, no? Sì, certo. No, è il mio Legolas. Poi c'era Boromir, e noi giocavamo sul fatto che questi nomi ricordavano ogni tanto un po' di prodotti farmaceutici, no? Allora giocavamo sul fatto, oggi che te sei preso? Oggi mi sono preso un Neo Boromir perché c'ho un mal di stomaco, oppure se dovevi andare al bagno dice, ma ti prendi un Legolas la mattina, ma Legolas vai liscio come l'olio proprio. Vabbè, e poi la cosa più divertente, c'era una frase, questa però dovrebbe raccontarla Pino, che è sua. C'era una scena dove si scappava e lui aveva una battuta tipo, doveva dire tipo, svelti e nascondiamoci dietro le colonne perché stanno arrivando gli orchi. Ora voi sapete, non so, si dice in italiano, si dice svelti, sì, colonne e orchi. Gli orchi. Quindi dire per noi romani svelto, nasconditi dietro le colonne perché stanno arrivando gli orchi, ci fa ride. Non solo ci fa ride, ma lo troviamo pure difficile. Sì. Quindi alla quarta volta che Pino lo diceva, esci le colonne con gli orchi degli orchi, le colonne, svelto, le colonne, gli orchi, no, gli orchi, gli orchi.
Sì, perché l'italiano a volte è una trappola, sì. È una trappolona. È un trappolone. Sono quelle cose che dici, ma che cazzo, esatto, ma fate perché esatto. vado alle poste, vado a lavorare alle poste, porca miseria, ne posso più. Però questa la racconta bene Pino. Questa, Pino, che voglio invitare presto, spero di riuscirci. 22.03 in diretta su Radio Cigliano, siete a Dopocena con Massimiliano Manfredi, questa puntata sarà in premiere domani alle 14 sul canale YouTube Radio Cigliano, sul quale vi prego di iscrivervi, vogliamo essere in tanti, siamo già in tanti, ma vogliamo essere ancora di più. Il quarto pezzo musicale. Quarto cosa ci pezzo proponi? Musicale. Cosa ci proponi? Vabbè, io direi un 5. Lo sapevo che andavi su di lui. Lui è stato come per me una pietra miliare forse dei nostri anni del liceo, vero? Cioè, è stato caratterizzante. Io me lo ricordo ai 100 giorni, avevamo la sua cassetta dell'album dell'84. Beh, infatti questa è del 1984 e mi ricorda, diciamo, nel 1984 io avevo 15 anni e mi ricordo che era, insomma, il mio primo approccio, perché una volta si cominciava tardi, è vero. E allora è stato il mio primo, quei balli con le braccia un po' dritte, no? È stato il primo momento in cui ho cominciato a capire il gentil sesso, diciamo ad apprezzare il gentil sesso, e questa canzone mi ricorda proprio quel momento, perché si entrava magari in qualche posto, in qualche locale, la suonavano, oppure magari stavi in macchina o al mare con la cassetta. La cassetta. Che c'erano i cassetti, no? Con la cassetta, e quando c'era questa, insomma, era il momento in cui tu volevi fare un po' il provolone, il lumacone, sbalare un pochino, se lei sentiva questa canzone con te, ci poteva essere. Se se ne andava, erano cazzi amari, era la fine. Era completamente la fine. Esatto. E allora ascoltiamola dal LP eponimo del 1984, non quello del 1982, perché ne ha fatti due eponimi uno dietro l'altro. Abbiamo Fabio Concato, e questa veramente in macchina ti fa venire voglia di andare piano. Guido piano su Radio Cigliano. Guido piano. Bella, bella. Allora io ero rimasto che dovevo rilanciare la diretta Instagram. Vediamo se ci riesco, perché oggi è... Eccoci. Vediamo un po' se qualcuno si riconnette. Verifica della connessione. Ora sei in diretta. Siamo in diretta, quindi in questo momento, se vi collegate, abbiamo avuto un piccolo buco. Nel frattempo abbiamo lanciato Guido piano di Fabio Concato. Bel pezzone. Che mi ricordava, come dicevo prima, mi ricordava i momenti in cui c'erano i primi approcci col gentil sesso. Avevo 15 anni. Mamma mia, che meraviglia. Allora, vediamo ancora chi ha scritto. Beh, qui c'è un nostro amico che non si è firmato, che però manda una bella collezione di Saetta McQueen. Bellissimo, veramente anche grande. Gli Avengers. Gli Avengers. Ah, vero, gli Avengers, non li avevo visti. Grazie veramente. Vediamo adesso se... questo è il nostro amico Luigi da Trani, che ci piace sempre, perché quando fai così è ok, dai. Luigi, sempre così. Sempre. Non vale la pena così. No, mai. Non vale la pena mai. Non è una rottura di palle. Mai. E quante fatiche fai? Veramente troppe. Meglio stare allegri. E questa l'abbiamo già vista. Un altro ne possiamo mettere. Questo è il nostro amico Andrea da Baldissero Torinese. Io scopro, si dice a scopo. Baldissero Torinese, un posto che non sapevo minimamente dove, non so dove cazzo sia, però ci fa piacere che ci stiano ascoltando, tra l'altro con la cuffia, vedi che questo vuol dire che ci ascolta come ci stiamo ascoltando noi. Bellissimo. Ascoltateci con la cuffia, che è anche buono. Grazie. Allora Alberto, vediamo che cosa hanno scritto riguardo l'aneddoto di poco fa. Svelto si può dire sia aperto che chiuso, ci dice Marco. E le altre parole invece, quelle sono un po' una rottura, ma ce ne sono tante che sono rotture. Ma sì, Marco, ce ne stanno veramente tante. Io infatti, quando mi capita la parola svelto, per ovviare al problema dico presto. Sì, infatti la cambiamo. Così, almeno. Però la colonna è colonna, quella le colonne sono le colonne. Ma il capitello, capito? Esatto. La cosa che regge il soffitto, non lo puoi dire. Esatto. Quindi quella è una rottura di palle. E anche gli orchi sono gli orchi, quindi quello
Gli orchi sono tremendi, veramente. Come il criceto. Sì, che il criceto fa ride, sì, sembra, si può sentire, sembra però, in un'altra lingua. Però, che dobbiamo fare? Purtroppo l'italiano ha delle trappole nelle quali cadiamo spesso anche noi. Devo dire che io ultimamente chiedo sempre al direttore la conferma perché non mi ricordo una mazza di niente. Ecco il nostro amico Marco che ci ha appena ripresi su Facebook e ci aveva anche mandato il suo controselfie al 328-7948-796. E la faccia un po'. È un po' bacchettona, è vero. Perdone. Io chiedo sempre al direttore perché preferisco veramente, sì, ormai so sì, più sì, che dire. Sì, sì. Verdognolo e giallognolo, capito? Ma come cazzo fai a dire certe cose? Sembra un'altra lingua. Sembra improvvisamente rumeno, no? Che poi non vengono naturali. No, e come fanno a venire naturali? Allora, rientriamo in diretta e poi c'è interpretiamo una canzone, quindi restate con noi su Radio Cigliano. Fa proprio venire voglia di andare in macchina di notte con i fari abbaglianti in una strada completamente vuota, immerso nella natura. Per esempio, una di quelle strade fra la Toscana e l'Emilia Romagna, piene di boschi, con tanta pace e tranquillità. Fabio Concato, Guido Piano, ed è la canzone che a Massimiliano Manfredi ricorda un po' il periodo dei primi amori, che è anche importante, non è da sottovalutare assolutamente. Allora, è il momento di interpretiamo una canzone. Io sono birichino e ho, senza dire nulla ovviamente a Massimiliano, ho preparato un brano pop, che poi è pop, ma porca miseria ragazzi, è interpretato da un grande della canzone italiana. È un pezzo del 1991 di Gino Paoli, che conoscerete tutti quanti, famosissimo, si chiama Quattro amici al bar. Lui non ne sapeva niente, gli ha dato una letta al volo, quindi siate indulgenti, perché insomma è veramente, veramente catapultato. Un po' però come succede per i nostri provini, no? Che tu vai a fare il provino, non sai nulla, nulla di nulla, ma se proprio sono stati bravi ti hanno detto il titolo del film, ma devono essere stati proprio bravi. Ma anche perché spesso e volentieri neanche il direttore ha visto il film, non sa nemmeno lui. Che c'hai? C'ho questi 10 secondi di scena, fai il provino e tu ti trovi catapultato con un testo che non hai mai visto, con una scena che non hai mai visto e forse manco vedrai più se perdi il provino. Esatto. Quindi insomma è molto estemporaneo. Ho chiesto a voi di Facebook, di Instagram, come avrebbe dovuto interpretare recitare questa canzone Massimiliano tra Desolato e decrescente. Mo voi direte che cazzo, pure te dirai, ma che vuol dire? Desolato e decrescente. Ma quello l'ho scelto io. Loro. No. Sono cattivo io. Sei cattivo te. Sono merda. Sono una merda vera. E quindi che cosa avete scelto voi? Desolato? Ma de che? Avete scelto decrescente. Grazie. Quindi io non so che dirti. Invento. Inventa. La telecamera è sempre quella là. Decrescente, invento. Decrescente, veramente è una cosa tremenda. Io tolgo questa canzone di Gino Paoli che conosciamo bene, la sentiamo recitata e reinterpretata da Massimiliano Manfredi con fare decrescente. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che una donna e un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca e un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in banca, ma si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino e un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar. Uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi. Qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky e un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarò. Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa. E quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini. Sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare. Hanno deciso di cambiare tutto questo mondo. Che non va. Un fenomeno. Un fenomeno! Massimiliano Manfredi, decrescente, sei stato decrescente in una maniera totale proprio. Bravissimo, bravissimo, un fenomeno veramente, mamma mia, ma bravo che è bravo, bravissimo. Vediamo che scrivono, mamma mia bravissimo, dice Pia, madonna che interpretazione grande Massimiliano, dice Joseph. E qui parla ancora del facocero, che si dice facocero, dice Nicola, grande interpretazione da parte di Alessandro, veramente.
strepitoso. Ale, grazie, perché poi quanto è necessario rendere quella dicotomia che c'è nell'inglese, dove recitare si dice to play, giocare. Sì. Quanto giochiamo noi nel nostro lavoro? Tanto, è importante. Tanto, serve. Tanto. Ma sai, anche perché poi veramente adesso noi abbiamo giocato con un'interpretazione crescente, ma tu questa la puoi fare in qualsiasi maniera, le stesse parole puoi farla desolata, puoi farla decrescente, puoi farla triste, puoi farla allegra, puoi farla usi le stesse parole, quindi quello è il nostro divertimento. Il nostro divertimento è anche quello di reinterpretare un po', perché poi noi invece quando doppiamo siamo molto vincolati da quello che c'è. Non possiamo derogare. Senti un po', ma tu naturalmente nasci come doppiatore proprio da bambino ed è... Io veramente ho iniziato più come attore, poi dopo... Vedi, mi sono perso qualcosa. Ma non è, nel senso che io quando ero pischellino ho fatto un piccolo, cioè avevo 5-6 anni, facevo, non so se adesso la maggior parte di quelli che ci seguono saranno giovani sicuramente, quindi probabilmente non sanno quello che sto per dire, però c'erano i famosi sceneggiati in televisione che faceva la Rai, e io avevo iniziato con quelli come attore. In uno di questi c'ero sia io che mio fratello Rory, che anche lui all'epoca faceva anche lui attore e doppiatore, e poi da lì abbiamo iniziato con quello, e poi invece siamo entrati un po' nel mondo del doppiaggio. E da lì poi abbiamo iniziato. Hai rimpianti allora della celluloide, di quest'altro tipo di essere attore, cioè che comunque non è come il teatro, perché non c'ha il contatto diretto col pubblico, però poi è con la faccia e non con la voce. Ma guarda, io sinceramente no, perché il doppiaggio è un mestiere che io ho scelto. C'è stato un lungo tratto della mia vita, diciamo così, artistica, che diciamo alternavo un po' le due cose. Poi avevo 23-24 anni e feci un provino con un regista che per carineria non dirò nome e cognome, era un grande regista che al provino non mi fece finire nemmeno il provino, che si alzò in piedi battendomi le mani: sei tu. E io, siccome era un grande regista, uscì da quel provino che camminavo a 10 metri per aria, volavi, e non si è mai fatto più vivo. Allora, che bastardo! Esatto. Ma con un ragazzino, capito? Che sei stronzo, non con un adulto. Allora io lì ho detto: allora io devo. E da quel giorno ho deciso di non. Di mollare, di lasciar perdere. Quindi, che ricordi hai? Dei ricordi sbiaditi, forse? O ancora vivi, un po' vivi? Ma. Insomma, non un po' ricordi sbiaditi, no, ma più che altro ti dico, grande delusione. Io poi non amavo molto, cioè diciamo che in Italia c'è adesso non voglio generalizzare perché è sbagliato, però insomma sotto il punto di vista anche dei provini, io parlo proprio a livello anche soprattutto quando tu fai l'attore, non c'è tutta questa grande professionalità che poi abbiamo invece noi, e lo dico con grande presunzione, in doppiaggio, nel senso che... È un po' sempre una caciara, un po' un casino, i provini, vai, ci stanno 6.000 persone, c'è ancora un po' questa vecchia mentalità, mettete lì, fai questo, sì, provane 70.000, perché, esatto, scusa? Come ti chiami, nome, cognome, sembra che sei più un carcerato più che un attore che sta a fare provino, quindi tutto quel sistema a me mi ha sempre dato fastidio, insomma, perché comunque poi stai sempre parlando, in generale l'Italia è piena di grandi attori e di grandi attrici, che però spesso e volentieri poi sono costretti a subire un po' un meccanismo perverso e un meccanismo che non funziona bene. Perché? Perché poi spesso e volentieri, ripeto, c'è una professionalità abbastanza un po'... È sbagliato, per carità, generalizzare, perché non voglio dire questo, perché sicuramente anche in campo cinematografico e televisivo sicuramente ci sono poi produzioni che invece si comportano in maniera professionalmente perfetta. Certo. Però tendenzialmente insomma, cioè, non c'era questa, almeno all'epoca, questa grandissima professionalità, venivi trattato un po', insomma, come... sì, un po' buttato come un numero, una mischia, numero, vai lì, di come ti chiami, che come hai fatto, chiami, come fai, fatto. Arrivederci, e poi manco sapevi niente. E poi all'epoca, mentre adesso da qualche anno a questa parte fortunatamente hanno un po' rivisto e corretto il fatto che fare il doppiaggio insomma è
un qualcosa in più che puoi avere. All'epoca invece eri sempre visto, ah sì, vabbè, tu però fai doppiaggio, sì, vabbè, insomma. Sì, sti registi un po' fricchettoni, sì, che sì, stanno, sì, che girano, sì, pure adesso. Sì, insomma, ce ne stanno. Non abbiamo polemiche, però insomma. Ah, sì, se sì, ce ne sono. Sì, sì, sì. È anche qualcuno che scopiazza i grandi, insomma, sì, che, sì. Cioè, ricordo il grande Federico Fellini che insomma doppiava qualsiasi cosa. E quindi, che meriti dava al doppiaggio. E che girava già sapendo che doppiava. Eh sì, certo. E che diceva, ricordiamocelo, che il doppiaggio gli dava la possibilità di intervenire sul film fino all'ultimo, esatto, minuto, ancora dopo il montaggio, capito? Dopo averlo girava girato, già sapendo che doppiava. Sì, che doppiava. E poi nel doppiaggio arrivava stravolgendo completamente io i testi. Ero piccolo, una roba. Mi ricordo un episodio che ero piccolo, c'era un bambino che serviva, dirigeva il film, Carlo Baccarini, che era il suo direttore, sì, il direttore di Federico Fellini, era quando andava in doppiaggio. Per tanti anni lo è stato, e mi ricordo che io stavo in sala e c'era Federico Fellini che si metteva sul leggio, prendeva un pezzo di carta, passava la scena e scriveva le battute al momento, no? Al e tu volo. Sentivi sullo schermo qualcuno che diceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faceva dei gesti lui, e lo faceva dei gesti, sì, e lui li riempiva con, sì, delle battute. Ero piccolino e ho assistito a questa cosa, mi ricordo, in diretta. Vabbè, questi sono dei altarini, ma insomma li conosciamo tutti quanti perché non sono misteri, ma degli altarini che fanno parte del nostro lavoro. 22:18 in diretta su Radio Cigliano, in diretta su Facebook Video ovviamente. Siete con Massimiliano Manfredi a Dopo Cena con Quinto Brano Musicale. Sì, qui mi sono distratto un attimo perché ho letto che il grande Charlie Furio Scipioni ci sta osservando. Almeno un duo del quartetto, esatto, ci Carlo, sta in questo ho momento. Appena parlato di noi, del nostro amore, della nostra malattia, benissimo, per la Roma, quindi. Evviva. Allora, devo quale scegliere... pezzo, quale pezzo? E allora il 6. Perfetto. Allora, io questo pezzo non me lo ricordavo nemmeno. Mi è sembrato, è una scelta particolare questa. Spiegami perché. Ma più che il pezzo, io sono legato molto all'artista. Ok. Nel senso, come fai a non essere legato a lui? Sì. Io ce l'ho veramente nel cuore. Nel senso, non ce n'è una sua che io non apprezzi. Ami. No, sì. non apprezzi, non ami proprio. Quindi te l'ho detto perché è uno dei miei cantautori preferiti. Nel senso, ti ho detto questa canzone perché in quel momento quando me l'hai chiesto l'avevo sentita da poco ero stato da poco pure a un suo concerto. Ah, vedi, vai ai concerti te. Sì, di alcuni sì. Vabbè, di suo, io non ci sono mai stato, ad essere eccezionale. Pazzesco. Adesso purtroppo è un po' che non ne fa, o perlomeno che io non vado, però quando c'ero stato è stata una cosa pazzesca perché è veramente... Noi stiamo attingendo al 1980, quando non era ancora uscita La voce del padrone, ma già con questo LP lui si fece conoscere sulla scena italiana. Franco Battiato, Prospettiva Nevsky. Un vento a 30 gradi sotto zero. Beh sì, vabbè. Fantastico. Grandissimo, grandissimo. Tra l'altro uno di quelli che anche quando scrive per gli altri c'ha il marchio, sì, di fabbrica, sì, che sì, si riconosce immediatamente. Giuni Russo, tanti, sì, altri. No, ma poi vedi, prima di entrare in trasmissione abbiamo un po' scherzato su quello che è oggi la musica. La musica di oggi. Allora, parliamone perché è molto interessante questa cosa. La trap, il rap... Allora, io... sono un po' vecchio, vedete come vi parlo. No, insomma, è possibile. No, nel senso, io ci sono delle cose che non amo particolarmente. Però è pure vero che, come ti dicevo prima, comunque la musica è un qualcosa che se tu senti e ti entra dentro. E quindi possono esserci anche dei generi che tendenzialmente a me non piacciono, che però lo senti, senti la musicalità. Beh, per esempio, senti, ti dico, qualcosa. C'è Anastasio che secondo me è... tanto di cappello, certo, un ragazzo. Anastasio, ultimo dicevi ultimo, prima. Sì, ma già ultimo è proprio cantante. Sì. È proprio un cantante. Anastasio c'ha questo rap di, sì, protesta. Anastasio, che è non duro. Me ne voglia perché io lo adoro, Anastasio, però è più di interpretazione. Certo. Cioè, un'anima quel ragazzo pazzesca. Non, cioè, è da primo ascolto la canzone. Esatto. La devi addirittura ti dico che è anche poco radiofonico, Anastasio. Ah, certo. Cioè, molto da diretta. Certo. Uno ti trasmette un'anima, cioè, è veramente forte. Forte, forte, forte. Però, e quindi Anastasio fa un genere che potenzialmente io non amo molto, però
riconosco diciamo l'artista. Ci sono altri artisti che ultimamente che sono potremmo una nave da crociera anche, esatto, no? Qualche esatto. cosa di questo tipo, no? Dove io entro in mezzo, allora, tra l'altro, allora il gusto, per carità, è, ognuno di noi soggettivo. è libero di però secondo me, se poi tu partecipi a un festival che si chiama Festival della Canzone Italiana, niente, non gli è andata giù questo, e diciamo che insomma le prime due parole che dici ne stoni tre, allora Festival della Canzone Italiana, festival ce lo sta, ma canzone italiana no. Nel senso, allora io lì entro un po' più nel merito, certo, senza nulla togliere, per carità di Dio, però poi non, secondo me non è una polemica, dall'altro che c'ho molto con la mia compagna, perché lei lo reputa invece un grande artista. Vabbè, e io, anch'io no, un grande showman, un po' come era Renato Zero, io non lui ci cantava sto, di più. Non ci sto su questo accostamento, c'ha una voce pazzesca, è un cantante straordinario. Io riconosco l'artista, per carità, però siccome quello si chiama Festival della Canzone Italiana, è lì, diamogli una connotazione, non è Festival precisa degli artisti italiani, sì. E quindi deve del essere, casino italiano, quindi è, secondo me devi essere almeno uno, non dico tanto, ma almeno intonato. Senti, facciamo vedere l'incontro selfie di Desiree, eccolo qua, scusate, Desiree e Samuele, che ce l'hanno mandata inizio trasmissione, credo che Samuele sia andato già a letto, però ci piace che ci siano dei piccoli amici che ci seguono a in questo momento. Mi fai fare una piccola dedica? Hai proprio la telecamera lì, allora, c'hai 25 secondi. No, nel senso, io voglio dedicare un grande abbraccio, un grande bacio a tutti i miei piccoli che sono al Policlinico Gemelli di Roma, che ogni tanto ci vediamo, dove io ogni tanto vado a raccontare loro un po' di favole, ogni tanto parlo con loro di Saetta McQueen e di tante cose. Gli do un bacio grande, state sempre nel mio cuore e qualsiasi cosa io ci sarò sempre. Un bacio. Franco Battiato, prospettiva Nevsky, mentre nei fuori onda ricordavamo le voci del cuore, no? Le voci del cuore. Sì, esattamente. È una bellissima iniziativa capitanata da Ilaria Stanni, ma ormai ci siamo dentro in 50.000. E ecco, questa è stata un'esperienza che, raccontamela a pelle proprio, quello che a pelle hai sentito. Allora, io ricordo che cos'è, noi andiamo in diversi posti, ma soprattutto al Policlinico Gemelli, dove ci sono i bambini nei reparti oncologici, esatto, che magari sono legati a letto, non possono muoversi, sono esatto, bloccati, e avere Saetta McQueen che gli racconta una favola, per loro è la svolta della giornata. E per noi è una grande gioia stare lì vicino a loro, perché è veramente un'esperienza meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di cominciare ad andare lì al Policlinico Gemelli già diversi, ormai un po' più di anni, prima delle voci del cuore, già prima delle voci del cuore, perché col fatto di Saetta c'era sempre questa richiesta. Quindi ci è andato diverse volte, sì, svariate perché volte. C'è una responsabile lì che si chiama Nicoletta, che ciao Nicoletta che mi chiamò, una persona straordinaria con un cuore più grande del mondo, che è una persona fantastica. E mi chiamò e mi disse appunto che c'era questa voglia da parte dei ragazzi di conoscermi, di stare insieme. Io mi sono subito, insomma, di corsa sono andato subito, la prima volta che sono entrato è stata una cosa pazzesca. Quindi i miei piccoli amici ce l'ho sempre nel cuore, e quindi li porto sempre con me. E qualsiasi cosa, intanto vedere che le voci del cuore, esatto, qua non si vede una mazza, ovviamente le voci del cuore che si è costituita Onlus adesso e stanno facendo un gran lavoro, sì, ma sì, comunque sì, il lavoro è che anche noi usciamo di casa, andiamo a lavorare, torniamo tutto febbrile, molto incasinato, mentre fare una cosa del genere ogni tanto ci riporta, ci ricala nella realtà. Ci dà anche un senso al nostro lavoro, secondo me. Ma blocchi tutto quando Nicoletta mi chiama, frena tutto e se va direttamente. Infatti lei ogni tanto è in imbarazzo.
spazio. Dice, ma sì, ci serve, non ti preoccupare, tu qualsiasi cosa io arrivo, blocco tutto e arrivo. Senti, il nostro amico Giuseppe da Napoli, telegiornalista, il suo sito, andate a vederlo, fa la tua cronistoria, metamorfosi manfrediane. Madonna in principio mia. Furono ciccioni mangia cioccolata e bimbi d'avventura, anni 70. Tom Sawyer, oddio l'altro, non lo ricordo. Questo è Tom Sawyer, quello. Huckleberry Finn. Tom Sawyer, io facevo Tom Sawyer, Huckleberry Finn. E questo non me lo ricordo, questo qua non me lo ricordo, aiutami, chi è? Ce lo ricorda, ce lo Giuseppe. Ridicelo. Poi sportivi, lancia spaghetti e pallonate in faccia negli anni 80. Vabbè, quelli sono Lotti e Bruce Harper. Poi la patria, poi chiese l'impegno in marina negli Kit anni Fanoven 90. In college. Poi siamo negli anni 2000, venne poi l'epoca di supereroi e supercattivi. E qua ci sono tutti. E qui ci stanno tutti. Ci stanno. E per finire l'epoca degli orsi. Ah, e Ted. Bravo, ecco, Giuseppe. Per esempio, a livello che prima vi ho chiesto quella cosa, lì mi sono ammazzato dalle risate a farlo, perché erano proprio due matti, due fattoni proprio completamente. Insomma, lì mi sono divertito molto a fare questo. Che bello, che divertente, veramente divertente. 22 e 27, voglio far vedere ancora qualche, perché ce ne so così tanti che non si riuscirà. Ciao, dice Marco, felicissimo di essere tornato a seguirvi, ma noi siamo felici di averti, come siamo felici di avere Francesco da Milano, che ci ha mandato il suo controselfie al 328-79-48-796. Continuate a mandarcelo, noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. Poi a un certo punto noi ci faremo un selfie di giornata, lo chiamo io come nuovo di giornata, esatto. Però un selfie fresco, così lo mandiamo a tutti quanti quelli, e chi lo potrà avere esclusivamente chi ha mandato anche solo un ciao al 328-7948-796. Che un ricordo di due film che amo moltissimo, ma ne abbiamo già parlato. Giulio, vatti a rivedere la parte precedente, che è La La Land e La 25esima ora. Un saluto al grande Franca, è la nostra nonna che sforna torte a Torino, veramente sforna, ma non solo torte, manicaretti pazzeschi. E io ti do il bianco. Ti chiede un saluto personalizzato per lei, per Franca. Ciao Franca, se tu sei così brava a preparare manicaretti, io sono un grande intenditore a livello culinario, quindi mi aspetto che tu, Franca, possa farmi avere qualcosa di dolce solo per me. Attenzione, Franca, se non gli fai avere qualcosa di dolce, cazzo un po' il mondo, eh? Cazzo un po' tutto, andiamo proprio per fratte, veramente, come si dice a Roma, quindi attenzione, Franca, e io spero che tu te la sbobini da qualche parte e te la metti veramente nel cellulare. Marco, sempre da Milano, 328-79-48-796, in questo momento non mi sembra che ci stia guardando da casa, forse non è una foto attuale, ma ci piace che l'abbia mandata, quindi mandateci delle foto, anche se non sono proprio del momento contingente di questo momento. Adoro il fatto che a uno dei miei doppiatori preferiti piaccia uno dei miei cantanti preferiti, che è Pino Daniele, Benedetta da Napoli. Immagino che eravate due Lotti in duo. No. Allora no, questo è bello, sì, perché dobbiamo far vedere Lotti, questo mi ricordavo io. Allora, questo è tutto in campo con Lotti, tu facevi Lotti e io facevo Jessie. Cioè, era una cosa. Ma questa è quella che ci hanno fregato. Voi vero? Dovete sapere che questa serie si è ammazzata. Io ce l'ho ancora qui, Io ce l'ho ancora non qua. Non ce l'hanno mai pagata. Non abbiamo mai preso una lira, esatto, per questa. E io so che il direttore, che se non ricordo male era Mauro Bosco, sì, se non ricordo male, aveva un buffo che all'epoca, stiamo parlando tanto, di metà degli anni 80, io credo che ci potessi comprare 5 Golf, sì, con quel buffo. Ma poi io adesso vi racconto un aneddoto particolare. Era una signora, la padrona di questa società, una signora non so, non molto carina come potete immaginare. Io ebbi modo di incontrarla un annetto e mezzo, due anni dopo che insomma non ci aveva pagato, non è? A Fregene, in un ristorante. E mangiava bene, mangiava. No, e lei sempre tutta ingioiellata, così, tanto che gli fregava, vedi? Pagava l'attore, certo, quindi che stava bene. E io mi ricordo, siccome il padrone di quel ristorante era un mio amico, alla fine quando ho chiesto il conto gli ho detto, Franco, fammi una cortesia, il conto mio lo paga quella signora lì, gli ho detto. E lui fa, Massimo, che stai a dire? Perché io il conto lo paga quella, tu porta. Tu hai fatto questa cosa. E quando tu stai al tavolo, gli dici, anzi le dici, che quel signore laggiù, e gli indichi il mio tavolo, ha detto che il conto lo deve pagare lei. E io mi immaginavo che questa, ma come? Lei ha fatto così, mi ha guardato, ha visto che ero, io ho fatto così, e lei
Ha pagato il conto. Almeno hai scontato, hai scontato un pranzo. Non dimenticherò mai, ha pagato no, il conto. Vabbè. Ci sono state poche sole nel campo del doppiaggio. Una ci abbiamo avuta noi. Abbiamo presa noi. Una abbiamo presa noi. E vabbè, e che dobbiamo fare? Sono le 22:31 e siete sempre con Radio Cigliano e con, soprattutto con Massimiliano Manfredi a Dopocena Con, ma anche con Voci.fm e Voxil Voce Gola. Dopocena Con è in diretta video anche sulla home page di Voci.fm, il sito delle voci italiane, con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e con Voci FM su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere naturale il tono della voce. Ricordiamo che sono collaborazioni pro bono, che sono degli scambi di link. E a questo punto sai che cosa succede? Che io sto vedendo una cosa che impazzisce e la mando in onda per farla sentire a tutti, perché lo squillo così perentorio durante la diretta è ascrivibile solo a lui e a nessun altro al mondo. Come stai, Christian, amico Alessio, mio? Ciao. Alessio, amico mio. L'ho detto io per primo, però. Di nuovo qui sulla tua radio. Radio Cigliano. Sì. Io l'amo la tua radio, Alessio, non te l'ho mai detto? Io l'amo la tua radio. Sì, sì. Minuti. Beh, comunque, pare. Alessio. Sì, dimmi. Saluto il tuo pubblico. Sì. Ovviamente il tuo grande ospite. Eccolo qua. Tuo ciao, ciao. Inutile dirlo. Max Manfredi. È lui, sì, sì, Manfredi. Sì, sì, sì. Tra le tante, la voce. Se non la sai, possiamo provare con la telefonata a casa. Di Edward Norton. E meno male. La 25esima ora, come dimenticare 25. Abbiamo ora. Fatto anche il la 26esima aveva rotto un po' il cazzo. No, vabbè. Però comunque Edward Norton ha il suo perché. Sì. Lui doppia grandi artisti, grandi attori. Ha una voce molto versatile, Max. Vabbè, pure tu doppi Bradley Cooper. Carmi Bradley Cooper, no. Ti spezzo le dita. Non dico più vengo niente. A casa e te le spezzo. Vabbè, okay. Scherzo, Massimiliano, io sono il re dell'ironia. Ho visto. Dell'ironia. Guarda. Carmi Bradley Cooper, sì. Prendetevi Rick Grams, quel coglione. Comunque, Alessio, sì. E cosa dirti? Io stavo qui cucinando, stavo cucinacchiando, cioè, sì. Sono uno chef pluridoppiato, lo sai benissimo. E anche stasera, Alessio, sì? Ti devo raccontare una cosa che ha dell'incredibile. Dimmi! Sì, la racconto anche a te, Massimiliano. Sì, sì, dimmi. Ero, insomma, fuori dalla sete. Dovevo fare i miei 75 turni da un secondo. E c'era da urlare. Sì. C'era da urlare. Non dovevo fare il bravo ragazzo, no, insomma. Vabbè, ok, succede. Stanco. Mi si avvicina questo tipastro, non so come definirlo. Mi guarda e fa sì. Trainspotting. Sì. E Juan McGregor. Complimenti per l'utilizzo della lingua straniera. Vabbè, sentito, io l'ho riconosciuto. Ma voi, se di me, mi volete fare un pezzeticchio del il fatto di hai una vaga idea di quello che cazzo vuoi dire? Il monologo, quello la casa fai da te, tre pezzi fai da te, sì sì, prendi il cazzo cucuzze te. No, dai un po' di pietà, non puoi trattare così i tuoi fan, Christian. Sentite, amici miei, io vi devo salutare. Meno male. Si brucia anche il cazzo di risotto sul forno. Allora vai. Il forno. Sì, ciao. Non so neanche più come si cucina, sto impazzendo, Alessio. Sto impazzendo. Meno male. Vabbè, comunque, Max, ti saluto e vi ricordo, non sono luoghi comuni. Mai. Ma ricordate, perché i luoghi comuni sì. Nascono da realtà conclamate che si ripetono nel tempo. Certo. Oh. Buonanotte, amici miei. Buonanotte. Tremendo, mamma mia. Comunque, ricordiamo che su Radio Cigliano Christian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia. Grazie, Angelo! Evviva! Allora, io direi che possiamo buttarci nel sesto pezzo. Dove siamo arrivati? Credo di sì. Mi sa che siamo al settimo, Al settimo, mi sa che siamo al settimo, sì. Allora, dove vuoi andare? Perché qua ci sono. Ma guarda, in onore di un messaggio che è arrivato prima, sì. Diciamo la 8. Perfetto. Questo come te nasce questo? Perché non è uno dei suoi più gettonati cavalli di però battaglia. Però sì, cioè, pezzo forte. Pazzesco, è un pezzo forte. Pazzesco. Cioè, nel senso è un pezzo che io ho amato e amo
alla follia. E non lo so, questo è un pezzo che io quando lo sento, o almeno quando lo sentivo, adesso un pochino sinceramente non lo sento, mi emozionava sempre tanto, quindi mi mettevo lì con le mie cuffiette a sentirlo e mi faceva star bene. Mi faceva star bene perché c'era la difesa di quello di dove sei nato, sì, la difesa dei che adesso di casa. Per lui è valida per quel tipo di città, ma la possiamo estendere insomma un po' a tutte le città, se ognuno di noi è protagonista. Per esempio, che ne so, una città che cos'è per te Roma? Roma è tutto. No, ma veramente. Però è no, vero, no, eh. È vero, però è vero. Per allora, noi di Roma, Roma noi è tutto, romani sì. Abbiamo una, cioè, noi abbiamo una sorta di odio e amore nei confronti di Roma. Ultimamente c'è un po' più l'odio. Noi abbiamo dei problemi con la tangenziale, esatto, quello è problemone proprio, esatto. Problemone ultimamente grosso. Un po' più l'odio, però... Però levacela. Guarda, io me ne rendo conto, io adoro e amo viaggiare, quindi spesso e volentieri vado fuori, però ho sempre la necessità di ritornare perché Roma... È Roma, cioè Roma ce l'ho nel sangue, cioè non è più forte di me. Sembra un discorso un po' presuntuoso, no, ma è vero. Però cioè respinge perché a volte ti caccia, però sì, poi sì, vuoi sì. Tornare e subito. Capisco chi poi non è di Roma e si trova male a Roma, io lo capisco, certo. E hanno ragione perché certo, c'è certo. Il casino, il traffico, l'ignoranza, la maleducazione, le buche, tutto quello che volete. Sono tante le cose. C'è tutto questo, è vero, non dirò il contrario, però ce l'hai dentro. Nel sangue. È una città che è nel sangue, come nel sangue Napoli, e come è nel certo. Sangue Napoli, la terra mia, di Pino Daniele, che ascoltiamo alle 22:37 in diretta su Radio Cigliano. Com'è triste. Bella triste, però bella veramente. Bella, bella veramente. Bella. Senti un po', ma Massimiliano Manfredi, quando stacca, non c'hai un dialogo, non c'hai una direzione, non c'hai un documentario, la RAI non ti pressa per i promo, eccetera, eccetera. Cosa fai per rilassarti tu? Allora, vabbè, tanto una cosa te l'ho detta 3 secondi fa, nel senso che amo viaggiare, quindi mi piace molto viaggiare. Un'altra cosa che amo immensamente è camminare proprio in mezzo alla mia città, dedicarmi a mio figlio, dedicarmi anche insomma... È rilassante tutto questo per te? Sì, beh ultimamente poi ho cominciato a giocare a paddle. No, pure tu ci sei cascato! Per me è uno sport... C'ha ragione allora Max Pezzali che ha detto nei campi di paddle a Roma che stiamo tutti a giocare a paddle. Sì, è però disastro. È vero, ha ragione, perché è un po' una droga, il paddle è un po' una droga, perché tu arrivi là fai... Vabbè, ma soprattutto se vieni un po' dal tennis, che io giocavo a tennis, quindi ho detto, vabbè, ma questo che è una stronzata, quindi sentiamo lui e parlo un po' innamorato. Sì, c'ha ragione. E invece come inizi a giocarci, ti prende un po' la droga, la dipendenza da padre. Capisci poi, che cosa significa. Sì, poi è uno sport che mi lega moltissimo ai miei fratelli, a Maglia, a Rory. Io Rory non lo sento, tu me lo saluti Rory, perché come veramente no? Non lo vedo da non lo so da quanti anni, tanti. Certo. Rory ha lasciato il mondo del doppiaggio, tanti adesso fa tutt'altro, sì, veramente. Sì, adesso si occupa di altro, quindi ha una società che vende a livello però di grandi aziende, vende macchine stampanti, queste cose qui, insomma, però insomma, a livelli... Ha fatto un'altra scelta, una scelta diversa, scelta, sì. Però io me lo ricordo con Rory, veramente, abbiamo passato tanti anni insieme al Legio, quindi insomma. È veramente una figata. Adesso io volevo far vedere... No, niente, perché Terra Mia dura pochissimo. Terra Mia, Pino Daniele in diretta su Radio Cigliano, che ci ha un po' fregati nell'uscita perché dura pochissimo, però vabbè, siamo comunque contenti di averla fatta sentire. Ed è il settimo pezzo che porta Massimiliano Manfredi oggi a Dopo Cena Con. Dopo Cena Con è partner anche di Roba da Doppiatori, che non è una fanpage, non fanno fandub, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è diamo voce alle voci. Seguiteli sui social, dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. E poi abbiamo anche Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it
roba da doppiatori, ha preparato, le chiamano reaction loro questi. Hanno messo insieme questi personaggi, questi attori e personaggi che conosci bene. Adrian Brody con un nome impossibile da dire. Non lo sapevo dire di nemmeno io. È pazzesco. Meno male che mi ci chiamavo io. Sì, quindi. Infatti ti chiamavano l'altro. Perché l'altro. È pazzesco e questo è da... il pianista. Il pianista. Poi c'è Thor, vabbè, di tutti quanti gli Avengers. E poi c'è Orlando Bloom di Legolas. Allora, quale di questi attori ti ha dato più soddisfazione? Quale di questi attori in questi ruoli ovviamente ti ha dato più soddisfazione doppiare e quale è stato più oneroso e difficile per te? Guarda, sicuramente Adrian Brody nel pianista, perché per la prima volta in posso dirlo, adesso sono quest'anno faccio 45 anni di onorata carriera, porca miseria, onoratissima. Adrian Brody nel pianista è stato la prima volta che io doppiavo una scena, succedeva un qualcosa di particolare nel film, io avevo, insomma, diciamo, una dovevo commuovere, diciamo, in questa cosa, e a me mi è venuto da piangere veramente. Porca miseria. E quindi mi sono commosso veramente. E il più, la soddisfazione, il più difficile, no, più difficile Adam Brody, la più soddisfazione più grande di loro tre. Di loro tre. Beh, sicuramente è Chris Hemsworth, perché comunque sia, io malgrado le battute, malgrado però devo tanto a Chris, quindi Tu hai anticipato una cosa che io chiedo sempre, e quando c'è una scena tosta da doppiare, una scena in cui c'è sentimento, ci stanno molte cose che butti sul leggio, che metti in pasto al microfono, e la scena finisce, tu hai bisogno poi di una pausa, che ne so, un caffè, una telefonata, uno stacco? Dipende dalla scena. Sicuramente quando ho fatto quella nel pianista di Adrian Brody, sì, perché è stato un momento veramente particolare, ripeto, non mi era mai accaduta una cosa così forte. Però normalmente quando poi tu comunque hai scene, insomma, particolarmente forti, per esempio ricordo, che ne so, vi faccio un esempio su Split, non so, parecchi di voi credo che l'abbiano visto, io interpretavo 150.000 personaggi diversi perché aveva 8.000 personalità l'attore James McAvoy. Bipolare, tripolare, ottopolare. Centopolare, una cosa così. Uscivo il personaggio, lui faceva un personaggio di una donna, poi faceva il personaggio di un bambino, poi faceva il personaggio di un gay, poi faceva... Cioè, erano tanti personaggi, quando ne finivo uno avevo bisogno un attimo, sennò a casa non sapevo chi tornava. No, cioè, è vero, perché poi ci coinvolge, tutto sì, questo ci coinvolge, sì, veramente. Sì, sì, sì. Mentre Francesco Fontanella dice, urlando, voglio fare il doppiatore, ma come si fa a fare il doppiatore? Qual è la maniera, oltre al discorso delle sale chiuse, ma uno che dice, io ho 25 anni e vedo, ho voglia di cimentarmi a fare il doppiatore. Massimiliano Manfredi, che consiglio darebbe a uno di questi? Guarda, ti dico la stessa cosa che ho detto un mese fa a mio figlio. Mio figlio è da sempre appassionato di doppiaggio e vuole da sempre fare doppiaggio. E io, diciamo, l'ho sempre un po' ostacolato, dico la verità, su questa cosa, perché avendo iniziato io da piccolo so che cosa vuol dire. Poi te la faccio sta domanda, perché insomma, voglio capire che cosa è stato. Perché sicuramente il doppiaggio mi ha dato tantissimo e rifarei tutto quello che ho fatto. Però poi, insomma, in fase adolescenziale, in fase da bambino, insomma, ti toglie un po' di cose, perché poi giocando, ma fai comunque un lavoro, è un lavoro. Io la cosa che ho detto a mio figlio è stata questa: adesso che lui ha 15 anni, che va bene a scuola, insomma, ha la sua vita, diciamo... E continua con questa sua grande passione, perché gli piace. Io a lui ho detto, innanzitutto facciamo una bella scuola di teatro e di recitazione, perché comunque sia, è fondamentale, certo, saper recitare. Quindi uno potrebbe essere portato o potrebbe non essere portato, perché non è detto che essere il figlio di un doppiatore o di un attore poi vuol dire che tu sei anche un bravo doppiatore o un bravo attore. Quindi comunque sia, prima frequentare sicuramente una scuola di recitazione più che di doppiaggio, a mio avviso, che è molto importante, una scuola di teatro, perché comunque ti aiuta. Nella fase successiva, quando vedete che magari nella fase recitativa riuscite, insomma, ci sono delle possibilità, allora c'è la possibilità di dedicarvi a quello che è specializzazione. Ma il doppiaggio è una specializzazione. Certo, la cosa che contesto sempre, quando a volte mi vengono dei ragazzi in sala a fare dei provini, io dico, che percorso avete fatto?
a volte mi dicono: io sono un attore di teatro. E io faccio: che vuol dire? Che vuol dire un attore di teatro? Scusami. Io faccio: sono un attore di teatro. Scusa, io conosco attore e attrice. Sì. Non c'è una cosa. Dov'è? Perché, dov'è? Perché questa qualifica? Perché la televisione non la sapresti fare. Cos'è? Esiste il lavoro dell'attore, esiste il lavoro dell'attrice. Poi nel nostro mestiere ci sono tante specializzazioni. C'è che devi saper cantare, ti devi saper muovere, ti devi saper recitare, devi saper far mimo, devi avere una buona mimica, devi saper fare il doppiaggio, devi saper fare tutto, insomma, in questa cosa. E magari scopri che in una di queste sei più portato. Certo. Ma comunque nasci come attore. Ti limiti già di tuo. Se tu ti presenti e dici: io sono un attore di teatro, già ti dai un limite. E allora che stai a fare? Qua si fa doppiaggio, quindi, non si fa teatro. Quindi questa è una cosa che un po'... io contesto, insomma, quando, quindi diciamo, si nasce per avere delle basi attoriali importanti. Beh, sicuramente questo è necessario, questo è importante. Quindi prendete nota dell'idea di giusta, secondo me, di Massimiliano. Mentre c'è il nostro amico Emanuele da Castellania, Piemonte, che ci sta seguendo addirittura con la cuffia e al buio. Ammazza. Cioè, pensa, vuole proprio non perdere proprio nulla. Niente. Io vi faccio vedere una cosa, questo è il contro selfie top, perché veramente fantastico. Allora, c'è il nostro amico Carlo che sta a Limone Piemonte, in questo momento sta lavorando e, come vedete, la sua macchina è parcheggiata nella piazza di Limone Piemonte, dove è l'unico posto dove prende il wifi. Lui sta col motore acceso, col computer sulle gambe, col wifi della fantastico. Piazza a guardare dopo cena con... Vabbè, veramente, fantastico. Hai vinto tutto. Una foto se la merita pure lui, però. Sì, te la avrai sicuramente. Carlo, grazie veramente. È arrivato il momento del questionario di Proust, perché pensavi che di averla svagata, vero? Oddio. Invece no, c'è da fare il questionario di Proust. Che cos'è il questionario di Proust? Un'amica di Marcel Proust, famoso commediografo e tant'altro dell'Ottocento, che cosa fece? Gli propose da adolescenti un questionario che lui glielo sottopose, delle domande, e lui rispose, mise via il tutto, riprese il tutto. 20 anni dopo rispose di nuovo a queste domande e scoprì che le cose cambiano e che quindi delle cose che pensavi che fossero in una maniera invece sono in un'altra. Succede, magicamente, lo sappiamo. Certo. Loro però erano un po' più ingenui di noi all'epoca, erano un pochino più ingenui. E allora, signore e signori, aguzzate la vista se volete, perché ci guardate, ma soprattutto le orecchie, amplificate i padiglioni, perché questo è il questionario di Proust per Massimiliano Manfredi. Max, sì. Il tratto principale del tuo carattere? Simpatico. Il tuo principale difetto? Ansioso. La qualità che vorresti avere? Calma. La tua occupazione preferita? Il tempo. Cosa detesti più di tutto? La mancanza di rispetto. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? La sincerità. La qualità che apprezzi in una donna? La sincerità. Dove eri nella tua vita precedente? Nell'impero romano. Come percepisci il tempo? Come una cosa meravigliosa. Il tuo eroe nella vita reale? È scontato, ma è mio padre. Il tuo motto? Domanda a bruciapelo. Sì. Bastardo. Sì. Il mio motto. Guarda, è molto legato, perché io adesso allungo. Dovrei essere secco, però chi ha tempo non perda tempo. Nel senso che il tempo, ho scoperto andando avanti con gli anni, che è la cosa più preziosa veramente che mai abbiamo. Mai sprecarlo. No, mai non bisogna mai sprecarlo per nulla, e dobbiamo dedicare tempo a noi stessi. Max, il tuo sogno di felicità? Ma io non ho grandi ambizioni. Il mio sogno di felicità è quello di stare bene e che tutti quelli che siano vicino a me, e non solo, stiano bene. Sono banali, sono qualunquisti, però... Il tuo colore preferito? Giallo. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Cosa mi consiglierei? Di essere un po' più libero
e di pensare meno a quello che ho fatto, cioè nel senso, adesso l'ho detta un po' così, però insomma a volte noi veniamo condizionati da tante cose nella vita, no? Per fare qualche cosa, per raggiungere qualche cosa. Ecco, probabilmente da adolescente o anche fino a 20 anni, 15 anni fa, non è fino adolescente, mi sono sempre lasciato un po' condizionare da quello che potevano essere poi le mie idee o quello che le mie, come operavo, insomma, così. Come vorresti morire? Dormendo. E questo è il questionario di Proust per Massimiliano Manfredi alle 22.51 in diretta su Radio Cigliano. Una bellissima, stanno arrivando una marea di messaggi che dicono che bella puntata, veramente c'è, cioè, benissima iniziativa, i brividi, veramente. Veronica dice che Christian è stato il suo insegnante, ma peggio per te, però. Non volevo dire, l'ha detto lui. Bravo, ovviamente Christian, scherziamo sempre e tu lo sai. Massimiliano, mi piacerebbe parlare con i tuoi amici e colleghi Angelo Maggi, Domitilla D'Amico, Riccardo Rossi e Marco Vivo, Paolo Vivo, Cristian Iansante e Marco Guadagni, a parlare del doppiaggio. Per Davide, per parlare di doppiaggio, ascolta le nostre serate, che esatto, non sono interviste, sono delle chiacchierate tra amici qui su Radio Cigliano, e vai a riprendere su YouTube, perché fammi vedere: Angelo Maggi, Domitilla D'Amico, Riccardo Rossi, Marco Vivio, Paolo Vivio, Cristian Iansante e Marco Guadagno, li trovi però tutti. Se, no, se vuoi aspetta, ti do i numeri di cellulare così facciamo un casino pazzesco veramente. C'è anche Alessio, Marco, Tony Fuochi, ciao Tony che si è collegato, e dice: Alessio, è possibile fare un provino con te Massimiliano? Mi piacerebbe molto, ma l'abbiamo Alessio, detto, è difficile proprio, eh? È complicato. Alessio, non è perché è complicato con me, è complicato in generale, te l'ho detto, io organizzo ogni anno, è un lapsus elisabettiano. È quello che vorresti fare. E lo chiamo il lapsus elisabettiano di Elisabetta, che mi rimprovera sempre che ne faccio uno l'anno. No, però, che organizzo insomma questi provini e niente, lì se ti metti, chiami la CVD e lì ti metti in lista, e prima o poi succederà, cosa. Però questo è già un contatto, sì. È già un contatto che non vuol dire che cade nel vuoto, nel nulla tutto questo, ma che è possibile, sì, certo. Chiamare la CVD, Cinevideo Doppiatori, trovate il numero ovviamente ovunque, e chiedete di poter essere messi in lista, e prima o poi succederà, questo lo sappiamo, sì. Non sappiamo, sì, quando. Io ti voglio dire che intanto, mentre Gian Andrea Navacchia da Forlì dice: fantastici come sempre, grazie per aver invitato la mitica voce di Legolas, io devo farti vedere il nostro amico Fabio Carletti che cosa crea. Bello. Questo è un cappuccino su cui lui disegna a mano, e questo è il disegno che ha fatto. Ma io lo voglio bere questo cappuccino. io non riuscirei a bere, però. È venuto che qui, bello. È venuto qui, io non l'ho bevuto il cappuccino col logo di Radio Cigliano bello, sopra. Non ho avuto il coraggio. Pensa che di bravo bere. Che sei. Bravissimo. Allora, città di Castello in provincia di Pescara. Ma guarda che è pazzesco, okay? Un'opera d'arte proprio. Ha un bar nel suo albergo, andatela a trovare, vi farà dei cappuccini veramente fantastico, meravigliosi. Grazie, grazie veramente. Mandiamo ancora qualche contro selfie. Un saluto da Raffaele da Torino. Se dovessi scegliere che voce avere, sicuramente sarebbe quella di Massimiliano, ma vorrei chiedergli: sei mai stato riconosciuto da qualcuno in giro per la tua voce? Che potrebbe, sì, essere un problema questo. In adesso effetti ti racconto un aneddoto. Abbiamo, tra l'altro, scusa, guarda quando è stato mandato questo selfie, alle 21.14, due ore e mezzo fa, un disastro. Vi racconto un aneddoto molto carino. Devo dire che ultimamente mi capita abbastanza spesso, anche perché insomma diciamo che con l'avvento di internet, diciamo, sì, noi doppiatori abbiamo avuto un po' più di risalto anche al grande pubblico, e quindi insomma mi capita più spesso di essere riconosciuto come voce. Una volta stavo prendendo un caffè in un bar famoso di Roma, diciamo, e mentre bevevo questo caffè, sento alle mie spalle una voce che dice: Massimiliano Manfredi? Oddio! E te prende un colpo? Me giro, era un poliziotto. Oddio. Io non c'ho niente da nascondere. Però il poliziotto deve mettere un po' d'ansia. Lui mi guarda e mi fa: Edward Norton. Io guardo e lascio: mortacci! Ma hai fatto
abbiamo un colpo. Io sì. Ho detto, ah, allora c'è qualcosa da nascondere. Fatto, no, io c'ho niente da nascondere. Però porca miseria, mancava che poi mi stavi con le manette in mano. E lui era un mio grande fan. Era. Che bello, però, perché allora è giusto secondo te che il doppiatore e per estensione anche il conduttore radiofonico eccetera eccetera abbiano un volto? Prima non ce l'avevano, quando eravamo ragazzini i nostri, i tuoi compagni di classe, i miei, non sapevano che lavoro facevamo. Che cazzo fai? Ma gioca a calcio, capito? Adesso è giusto secondo te che abbiamo, che noi si abbia anche una faccia oltre che ma una voce? Secondo me sì, perché comunque sia partiamo sempre da un presupposto che in Italia il doppiaggio è un elemento fondamentale, un elemento importante, un elemento che è quasi culturale, nel senso che per noi, noi italiani, con tutto che, per carità, io, se si entra nel merito della discussione originale o doppiaggio, possiamo starne a parlare. Poi te lo chiederò brevemente. No, sì. Ma io non vanno bene tutte e due. Insomma, certo. Anche a me capita a volte di vedermi film in originale. Quindi entro nel merito dove dico che per noi ormai il doppiaggio è diventato un fatto culturale. Cioè, noi italiani siamo abituati ormai a sentire doppiato. E quindi è un fatto nostro che ci appartiene. Non a caso. Nasce da noi il doppiaggio, insomma, voglio dire. Noi, sai quanta gente ci dice che noi abbiamo accompagnato, siamo un po' la colonna sonora della loro crescita, perché la nostra voce li ha accompagnati dai cartoni animati per passare ai telefilm, film al cinema, eccetera, eccetera, e siamo stati un po' una guida all'interno della loro crescita, che è una cosa che quando me l'hanno detta ho detto, oddio, che responsabilità, però certo, è vero. Ma anche perché, sai, comunque sia, adesso non fa una battuta, ma se tu su Chris Hemsworth ci metti una voce da Paperino, certo, fai Chris Hemsworth e fai una qualsiasi battuta, i vostri anni la chiamavano magia, è quello che abbiamo sentito prima da Cristian, voi la chiamate scienza, io provengo da un luogo dove sono entrambe le cose, e voi alzate dal cinema e tirate i banane, tirate tutto il fascino, ma il fascino di Marlon Brando, no? Certo, porca miseria, certo, tutto sì, un fascino, certo, che era anche dato dalla voce italiana. Quindi il ridoppiaggio come lo vedi tu? Perché io sono abituato a sentire, allora, quello, io vado a vedere quel film, non ne vado a vedere un altro. Io sul ridoppiaggio, pure lì, si entra nel merito, purtroppo c'è un motivo strettamente legale perché si ridoppia, quindi è un fatto di diritti, quindi non è non è colpa di nessuno, insomma, lo devono fare per forza, quindi non è nessuno cattivo. Però sinceramente ne dico uno su tutti, c'era una volta in America che io c'ho il doppiaggio vecchio. E te guardi quello. E io mi guardo quello. Quello dove c'è un Riccardo Rossi immenso, dove c'è tutto bellissimo, tutto meraviglioso. Senti, è Città Sant'Angelo. Ok, Marco Lorenzetti, lo so. Che cazzo ho detto? Altre cose, Città Castello ho detto, è Città Sant'Angelo, non m'entra in testa. Che vogliamo fa? Tra l'altro lo dicono tutti i giorni all'Onda Verde la mattina, dico, vabbè, c'è Marco, lo so. E te incazzato, dai, Ma poveraccio, è un gioco che facciamo tutte le puntate. Non avessi mai detto una volta giusta che Fabio so decoccio vero. E poi Aldino Capuano dice, conoscevo Massimiliano Manfredi grazie alle sue doti artistiche, mi fa piacere stasera aver appreso che dietro il doppiatore c'è anche una splendida persona. Grazie, perché Alfredo, questo sta uscendo fuori questa sera. Grazie. E mentre la nostra Elisa, che ci scrive da provincia di Vicenza, sono emozionata tutta una vita. Questo è un altro commento che fa venire i brividi. Cioè, c'è una vita dietro la tua voce, veramente. Una vita. L'accompagno. Hai preso per mano tanta gente e l'hai portata veramente. Come dico sempre, un pezzo da 45. Porca miseria. Ma c'è anche un altro controselfie, che però prima devo leggere la descrizione perché è lunghissima. Ti posto la mia foto personale di un musical ben noto a Massimiliano, che è Moulin Rouge, dove io interpretai il duca, e mi ricordo che l'attore che doveva interpretare Christian aveva delle difficoltà ad adattare la sua voce a questo personaggio, benché fosse un ottimo tenore. Fu così che gli consigliammo di prendere spunto dalla voce italiana di Ewan McGregor, il grande Massimiliano Manfredi, seguendo la sua enfasi, tonalità e interpretazione. Così fece, poi ci mise del suo, il risultato fu un grande successone, quindi Joseph ti dice grazie Massimiliano e manda questa fotografia. Che bello, grazie del Joseph. Loro Moulin Rouge, sì, del grazie. Loro Moulin Rouge, grazie veramente. 3287948796 è sempre il WhatsApp per essere super social con noi. Sono le 23 spaccate, è il momento di mandare l'ultimo pezzo. Io ho già caricato perché so qual è, certo. Manca solo quello. Certo. Allora, sempre quella la telecamera. L'hai già portato questa sera, perché due volte?
due volte perché questo pezzo... Allora, io sono legato molto ad una delle due parole del titolo, la prima. è una parola imprescindibile, esatto, quella. La prima, nel senso che è una giornata particolare, perché comunque sia una giornata che mi lega al fatto di stare con le persone che, insomma, più amo, insomma, con le quali sto meglio. E mi ricorda anche i miei momenti da bambino, quando con mio padre, mia madre, i miei fratelli, insomma, andavamo fuori, in questa prima parola del titolo, e stavamo tutti insieme con tutti i miei cugini. Che quanta poi sono... gente, che branco, veramente. Sì. E che poi sono tanti dei vostri idoli, tra sì, altri che hanno accompagnato per esatto. mano durante la vostra crescita, esatto. veramente. E quindi stavamo spesso insieme, e quindi questo è il motivo di questa canzone. Ed era bestiale la domenica per Fabio Concato, dal 1982, in diretta però nel 2020, solo su Radio Cigliano. No, che meraviglia, che meraviglia. I 100 giorni, i miei 100 giorni, con questo brano sparato sotto insieme a Madonna, devo dire la verità. Esatto. Massimiliano, che ricordi hai delle lavorazioni sul Signore degli Anelli e su Spider-Man di Raimi? Signore degli Anelli abbiamo già detto, Spider-Man hai qualche ricordo? Ma era una delle prime volte che doppiavo James Franco e ricordi particolari, non particolari, insomma. Ti posso dire un ricordo particolare, che anzi colgo l'occasione per mandargli un bacio grande che purtroppo non c'è più con noi, sì, per sì. il direttore, che è Manlio De Angelis, che è stato un altro grande del grandissimo del nostro quanto meraviglioso ci ha insegnato, lavoro. Quanto ci ha insegnato, quanto ci ha insegnato. Innamorarci degli attori solo grazie alle vostre voci, con Legolas nel Signore degli Anelli, una strage di cuori. Siete fantastici e questo ce lo dice Serena, un bacio, Serena. Vediamo in questo controselfie che ha mandato al 328-7948-796. Mentre un altro amico, vi ho letto il nome, me lo so scordato, quanti ce ne stanno? Sabino da Augusta, che in Sicilia, vero, se non mi ricordo male. Watchmen, Madonna. Guardate che meraviglia, un altro film che abbiamo fatto insieme, bellissimo film, un bucio de culo pazzesco, perché anche se perché vedeva non niente. Vedevamo niente. Una mazza, ecco però. Come cazzo abbiamo fatto, veramente so. Siamo dei fuori classe, perché... E io proprio su Bubastis feci una figura di merda impressionante, perché avevo l'unica cosa che avevamo noi era un fumetto che abbiamo visto per... E proprio sulla parola Bubastis, io mi ricordo, siccome era tutto chiuso, non vedevamo una mazza, Bubastis alla fine si sente il personaggio che interpretava Christian Jansante, che fa una sorta di brindisi con i suoi scienziati. Subito dopo poi questi scienziati lui li farà tutti quanti uccidere. No, non fa un brindisi, si sente, no scusami, il brindisi è la cosa che avevo pensato io, insomma, no? Lui stava, si presuppone, stesse con questi scienziati a fare, e che lui poi farà uccidere questi scienziati. A un certo punto si sente nel nulla, buio, perché noi, ripeto, non vedevamo una mazza, si sente questo, Bubastis! Che cazzo? Non so. Diciamo che il fumetto l'avevo visto, beh, però la lavorazione è stata lunga, mo sinceramente non me l'ero ricordato, andato a ricordare cosa fosse sto Bubastis lì, vi chiedo scusa della mia mancanza. E io a Francesco gli dicevo, Francesco, senti come la dice in originale e rifalla uguale. Francesco ha fatto Bubastis, ma io ero convinto che fosse mi ero immaginato un brindisi alla salute, E quindi Bubastis, e questi poi morti tutti, e dentro c'era, che ne so, un veleno, una cosa, perché noi veramente lavoriamo molto in condizioni sul nulla, poi sul all'epoca nulla. Ancora peggio. Vado a Londra a missare il film con la cola tutta aperta, con tutto aperto, e mi rendo conto che Bubastis era il suo animale che stava con lui. E immagino, e lui aveva chiamato, è successo. Lui aveva chiamato Bubastis, invece era su Watchmen. A un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: "Ale, abbiamo fatto una cazzata, ma la rifate corsa". Esatto. E sono andato di corsa a rifare una battuta che avevamo sbagliato.
Fabio Concato, Domenica Bestiale, l'ultimo pezzo che portiamo oggi alla vostra attenzione a Dopo Cena Con. Abbiamo ascoltato 8 pezzi che sono stati l'anima musicale, l'anima in musica di Massimiliano Manfredi, che è qui accanto a me. Vi ricordo che questa puntata la potete trovare su YouTube, sulla pagina di YouTube Radio Cigliano, quindi andate là, mettete un bellissimo like e fate vostra la nostra pagina, perché è bello che sia così. Allora, c'è un nostro amico che nei controselfie, però mi sono perso il nome, porca miseria. Allora, no, mi sono perso proprio il nome. Chi sei? Non ti sei firmato, quindi non lo so. Ricordatevi che su WhatsApp io non posso vedere i nomi. Comunque dice, io e i miei cars, tre cars, perché c'ha tutti e tre. Fantastico. Vi stiamo vedendo in una bella TV, in un bel monitor grande. Grosso. E poi sempre lui ti ha preparato questo composite. Bravo. Guarda quanti, da Star Trek. Hot tutti, Fase, guarda che hai messo. Hot Fase, gli incredibili. Barnyard il cortile, Coco, Cars, Zootropolis, Big Hero 6, sì, Wonder, sì. Park, veramente siete bravissimi, anche perché quando fate delle cose che io non so fa, dico mazza quanto bravi, siete bravi, 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 veramente bravi. Allora, Ignazio ci ha mandato la sua fotografia, il suo controselfie, sempre al 328 79 48 796, un controselfie realistico, nel senso che non sto schiacciando male, però insomma ci siamo noi dietro, quindi non può essere diverso, ci sta guardando. Max, sì. Mare o montagna? Montagna. Non sei da mare? No, sono da... Da... mi piace molto, però anche meglio la montagna. Però se devo scegliere una delle due, ti dico montagna. Dal punto di vista culinario, e poi voglio aprire una piccola polemica insieme a te, primi o secondi? Primo, tutta la vita. E quale primo è il tuo top? Io amo molto le lasagne. Beh, buone. Le lasagne. Ricche? Ricche, beh, certo, ricche. Devono essere ricche. Ragù di carne, cioè, sì. Fatto bene. Le polpettine, magari. Beh, se devi morire, devi morire bene. Devi morire bene. E ti piace essere conviviale a casa o andare fuori al ristorante con gli amici? Tutte e due. A me piace tantissimo cucinare, però mi piace anche andare fuori con gli amici. Senti un po', ma che cosa ne dici di questi, di questo proliferare di come si chiamano, di trasmissioni nelle quali si cucina? Che so, un crack, un Bastianic. Cioè... Allora, io adesso faccio anche un appello. Dammi una telecamera perché voglio fare. Allora, guarda, ti posso dare quella che è proprio quella tua. Vabbè, guarda, allora, ti posso dare quella lì. Non so se qualcuno mi avrà seguito anche in un video dove vi invitavo questa sera a stare con noi su Instagram, dove io scherzo sempre sul fatto che, dove metto sempre il fatto culinario, no? Dove dico stasera su Radio Cigliano con Alessio parteciperò, dove parleremo di come si fa la matriciana, di come si fa la carbonara e poi se volete possiamo parlare pure un po' di doppiaggio. Diciamo che questo nasce come una battuta, però diciamo che un fondo di verità c'è. Io vorrei con tutto il cuore, vorrei con tutto il cuore che in televisione tornassero gli attori, tornassero gli artisti, come dicevamo prima. E perché vanno bene i cuochi, ma va bene tutto, ragazzi. Però adesso stiamo un po' veramente esagerando, insomma, cioè siamo arrivati a un livello veramente basso. Se non cucini non sei nessuno. Basso, insomma, dove adesso praticamente 8 canali su 10 giri ci stanno i gnocchi, la matriciana, carbonara, cioè basta. Cerchiamo di far ritornare in televisione e ricominciamo ad abituarci anche noi da spettatori a vedere attori, artisti, cantanti. Che mimi. Bello! Sì, abbiamo tante persone brave in Italia. Porca la televisione miseria. È fatta per fare tante cose, dove tra l'altro anche per carità ci sta anche il programma di cucina. Ma ormai ragazzi veramente sembra che i vari cuochi siano diventati veramente i Pino Daniele, i Marcello Mastroianni in campo artistico, quindi insomma ognuno è libero di fare quello che vuole, però riappropriamoci della nostra parte artistica, anche se poi per carità cucinare e l'arte culinaria anche quella buttalo è via. No, anche quella è un'arte, però 5 minuti, però mi sa che sta un po' esagerato, insomma, sotto esatto. La polemicona di oggi l'abbiamo fatta, quindi ricordatela, prendete le note. Intanto c'è il nostro amico Davide da Bovolenta in provincia di Padova, tanti posti che proprio zero non conosciamo, una marea ti sei divertito a doppiare Chris Hemsworth in Ghostbuster, come mi saluterebbe Jason Bourne, dice come si chiama questo ragazzo, aspetta che te lo dico, si chiama Davide da Bovolenta. Davide, però tu non sei un attento ascoltatore, perché
in Ghostbuster è l'unico film che non ho doppiato io. Super! Non te voglio far fa brutte figure, però è l'unico succede, film dove non ero succede, io. Succede, mamma mia. E succede, come abbiamo detto, a volte succede. Lorenzo dice che grande, sono d'accordo, il re della carbonara, dice c'è il re della carbonara e dici le lasagne, dice Charlie Scipioni. Ah, è vero, hai ragione Carlo che sono il re della carbonara, insomma, però diamo a Cesare quel che però è però mi piacciono pure le lasagne, mi piacciono, quindi. Città di Castello è la città di Monica Bellucci, è beata lei, che vedevo dire, la sbaglio, non riesco a fare diversamente. Dei nostri amici, Davide da Cepagatti, che ha vinto il tuo autografo e ci sta guardando sul 60 pollici, quindi ci vede, bello grosso, bello grosso. Vediamo ancora qualcun altro perché siamo in chiusura. Laura ha mandato un suo composite, un forte abbraccio e un dolce bacio e ci sta guardando perché ha montato uno screenshot dalla nostra trasmissione. Mentre qui abbiamo Marco che dice, mi parli di The Deuce, che non è il Duce, The Deuce. È una via, è una via. The Deuce, come l'hai trovato? Come state? Fantastico, fantastico, bellissimo, perché è stata una serie dove mi sono divertito da impazzire a fare, perché interpretavo due gemelli, tutti e due James Franco, dove uno, diciamo, era un po' più la mente della situazione e l'altro era un po' più il cazzone della situazione. Ed è stato davvero molto divertente, una serie bellissima che veramente consiglio a tutti di vedere. Non so se adesso la stanno riproponendo oppure no, perché è veramente fatta veramente bene. Ci sono anche delle persone che ci stanno guardando e mentre nel frattempo si guardano la partita della Juve di Coppa Italia. Che sta a fa? Allora, vedo 1-0 per Milan. Milan. No, 0-0, ho visto male. Ah, vabbè, ma io lì voglio aprire una piccola parentesi. Noi di Milan, Juventus, noi solo Roma, non è che non ci interessa. Senti, il nipote di Mac che ci ha chiamato dice, ma che c'è, davvero Saietta McQueen in televisione in questo momento? E come si chiama? Aspetta che vedo se c'è il nome, ma forse non c'è. Se mi mandi il nome gli mando un salutino. Vediamo, no, non c'è scritto, se ci sei ancora, perché magari l'ha mandato. Il nostro amico Alessandro fa il solito contro selfie un po' inquietante, ma che io risolvo in questa maniera: la faccia del direttore sul vetro dietro all'acquario, mentre gli altri stanno, lo risolvo poi in questa maniera, gli piace mandarli in questa maniera. Grazie per averceli mandati, ragazzi. Ci stanno ancora tanti controselfie e tanti messaggi. Questo è Dino Capuano che ti ha tanti complimenti. È stato qui, grazie, nella puntata Dino degli esordienti. E vi ricordo la puntata degli esordienti, ma ve lo dico adesso nel cappello finale della puntata che stiamo per chiudere. Io devo purtroppo. Allora, era il Gran Premio. Questo sei tu, Era il Gran Premio Internazionale Doppiaggio 2018. Caro Massimiliani, i miei complimenti per aver doppiato Thor. Quanti ne hai fatti? E questo è, però non si firma e non sappiamo. Ci siamo conosciuti 2 anni fa, non sappiamo chi sei, però è evidente. Un saluto grande comunque. Che è un saluto grande comunque, visto che tra l'altro hai fatto questo controselfie con lui, questo selfie con lui, l'hai potuto fare. Grazie ragazzi, io devo fermarmi qui, sto vedendo. Chiedo a Massimo, che ricordo abbia delle interview in cui doppiava James Franco. Questo lo voglio mandare. Scusatemi, rubo un attimo di tempo, andiamo lunghi un attimo. Lorenzo ha appena creato... dove sta? Ha appena creato questo disegno appositamente per te. E siccome io i disegni di Lorenzo li vedo come che capolavori, bello. Questo veramente... Beh, ma questo si potrebbe avere? Questo te lo mando su WhatsApp. Me lo mandi? Te lo mando bellissimo su WhatsApp. Ma vero non si può avere? Un cartaceo? Guarda, Lorenzo. Lorenzo, un'idea. Prendi l'indirizzo della CVD, che me lo mandi. Lo sai pure te. Sì, te lo dico, posso dire? Dillo, sì. Piazza Prati degli Strozzi 31... Lo mandi alla mia attenzione perché è veramente bello. Grazie. Mandagli il cartaceo perché lo vuole avere, oltre ovviamente a mandargli il disegno, questo qua, di WhatsApp. Signori, io devo chiudere perché siamo veramente in chiusura. E avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con Massimiliano Manfredi. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia, alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e Voxil Voce Gola e con l'amichevole collaborazione di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano, sabato alle 15. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida,
da special guest una grande della radio che viene a farci visita, Federica Gentile, direttamente da RTL 102.5. Venite, è appena stata a Sanremo, ho visto una marea di foto di lei con tutti quanti, si è fatta un bellissimo Sanremo, sarà qui a cazzeggiare insieme a noi e a fare quello che ci piace, cazzeggiare insieme a radio. Venite a vederci, mentre giovedì prossimo 20 febbraio alle 21, dopo cena con gli emergenti, sei emergenti si sfideranno, non si sfideranno, si metteranno in gioco qui, ci sarà a capitanarli Barbara Castracane e avranno la possibilità di farsi ascoltare. Le sale di doppiaggio sono chiuse, venite a Radio Cigliano, i nostri microfoni sono aperti. Io ringrazio Massimi, ti devo dare la sola di giornata. Io? Oddio, un'altra. Attenzione, è piccola, questo è facile fare. Okay. Io però ringrazio Massimiliano Manfredi che c'ha sempre tanto da fare ed è veramente un onore, è stato un onore e una figata averti qua, veramente. E allora, signore e signori, i prossimi appuntamenti li sapete. Max, la telecamera è sempre quella lì. Sì. Massimiliano Manfredi. Questa è la sola? Questa è la sola di giornata. Ok, sì. Massimiliano Manfredi, chiudi la puntata. Allora, è stato un grande, grande onore stare qui con voi, con Alessio, su Radio Cigliano. Mi auguro che siate stati bene. Continuate sempre a seguire me e Alessio, sia come doppiatori che Alessio su Radio Cigliano come conduttore. Vi aspetto, vi voglio bene e un bacio grande. Ciao. E mentre voglio far vedere una nuova new entry, perché Giacomo da Pesaro, che però ci sta seguendo da Milano, è la sua prima volta per onorarci insieme a te, ha voluto essere insieme a noi. Io ringrazio Massimiliano Manfredi. Grazie a te per la meravigliosa puntata. Ricordatevi che domani alle 14 questa puntata sarà storata su YouTube e poi conservata lì a imperitura memoria. Sapete quali sono i nostri prossimi appuntamenti. Buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao! Ciao ciao! E allora non è finita, perché adesso siamo usciti dalla radio, ma possiamo guardare la telecamera sopra il telemonitor e fare così. Ciao. Ciao, ciao! Siate felici, perché come abbiamo già detto, e Max su questo è assolutamente d'accordo, se fanno tre fatiche, se te incazzi. Esatto. È brutto. Buonanotte a tutti. Ciao!